Eccoci qua, partiamo tra pochissimo, sono pronti i nostri collegamenti per raccontarvi dal nord al sud come stiamo vivendo questa fase 2 e come ci prepariamo ad affrontare le nuove aperture. Nel frattempo la questione del decreto rilancio, Luca Sappino ci dirà a che punto siamo, se è oggi o non è oggi la giornata. Apriamo con Padellaro e Farinelli e poi torna a trovarci Morrone per parlare... per rispondere alle vostre domande di tipo sanitario, torna a trovarci Celotto per rispondere alle vostre domande sulla fase 2 e poi ancora c'è Schiesari pronto perché vi faremo vedere qual è il nostro destino quest'estate in spiaggia. Tra poco, cominciamo. Buon pomeriggio, bentrovati, bentornati a Tagadà, buon pomeriggio ad Alessio Orsinga. Buon pomeriggio, bentrovati. Allora, ricominciamo con il tormentone del decreto rilancio, ma ve lo prometto, sento di potervelo promettere, oggi è l'ultimo giorno. Doveva esserci Consiglio dei Ministri alle 2, è stato rimandato, a quanto pare, e sebbene la variabile tempo in queste cose non sia una variabile secondaria, perché per qualcuno fa una differenza importante, per esempio rispetto alla sopravvivenza di un'azienda, però io sono certa che oggi sarà il giorno giusto. Giusto, Luca Sappino? Quello che ti posso dire è che ufficialmente è stato convocato il Consiglio dei Ministri per le 17. Ora, a voler essere pignoli, dobbiamo dire che non c'è ancora l'ordine del giorno, cioè il Governo ha solo comunicato che ci sarà il Consiglio dei Ministri, ma insomma tutte le fonti di area governativa dicono che oggi è il giorno, vedrà la luce il governo da il decreto da 55 miliardi che si era arenato ieri di nuovo per la contesa sulla sanatoria dei lavoratori immigrati dei comparti dell'agricoltura e della cura domestica. Vi posso dire che insomma il decreto dovrebbe arrivare oggi, speriamo diciamo non si faccia nottata, lo dico soprattutto per me che dovrò seguirlo tutto fino all'ultimo minuto, ma c'è ottimismo. Si dice che sono in corso in questi minuti le ultime limature sulle coperture, perché ecco, è un decreto complicato, questo ammette il governo, è un decreto di cui si parla dal 16 marzo, quindi sono quasi 2 mesi di gestazione, molto complicato il fronte copertura, tant'è che nelle ultime ore sono sbucati e nuovi commi, sono ormai più di quasi 250 i commi, tra questi ce n'è uno ad esempio che trova le coperture in quello che è un must delle manovre, cioè la dismissione del patrimonio immobiliare pubblico e come da diciamo, convenzione la vendita può avvenire non solo sul libero mercato ma anche a partecipati statali, presumibilmente Cassa Depositi e Prestiti, insomma si cercano risorse per far quadrare i conti. Sì, come dicevi, non un inedito, ecco. Abbiamo già visto in altre manovre e questa no, si configura inedito, come una grande manovra. Assolutamente. Allora Luca, ovviamente ci chiedi la linea quando lo ritieni, vediamo se ci sono aggiornamenti, novità di rilievo. Nel frattempo andiamo in Lombardia. Come sappiamo la Lombardia resta al centro dell'attenzione non soltanto nostra ma del paese, perché lì è la situazione più complicata dal punto di vista dei contagi. Elena Testi. Proprio così, Tiziana, perché ieri è arrivato un dato, quello della protezione civile, a livello nazionale 1.402 contagi. Sono rimasti tutti un po' perplessi quando abbiamo visto che erano 1.033 quelli in Lombardia. Poi è stato chiarito che in realtà quelli risultati in più in un giorno sono 614. Sono sempre tanti perché noi ieri avevamo parlato di 300 e passa casi in più Covid, quindi sono quasi raddoppiati. La spiegazione, ci è stato detto dall'assessorato al welfare, è che sono stati effettuati più tamponi, 20.000 in più, ed effettivamente effettuando più tamponi sul territorio si va anche a intercettare tutto quel sommerso di cui parliamo sempre, e quindi arrivano delle delibere dalla regione Lombardia. Una di queste è effettuare in questa fase 2 dei tamponi rapidi e isolare tutti i contatti, perché per evitare che si formino nuovi casolai, focolai, scusate. Inutile dire che sono arrivate delle polemiche, perché hanno detto avete sempre dichiarato che c'erano pochi reagenti, come riuscirete ad applicare questo piano? C'è poi un altro problema, quello legato alla fase 2. Io mi trovo di fronte a una farmacia, qui questa mattina c'era una fila
in molti sono venuti a cercare le famose mascherine a 50 centesimi. Dopo poco hanno trovato queste, quella che indosso anche io. Non vi posso fare il raffronto con la mascherina chirurgica perché sinceramente neanche io l'ho trovata, e quindi poi parleremo di questo. Dove sono le mascherine a 50 centesimi? Ci sono? Non ci sono? Ieri sono arrivate delle dichiarazioni dal commissario straordinario Arcuri. Insomma, no, noi dopo ve lo chiariremo, almeno cercheremo di farlo anche in compagnia di un farmacista, perché questo riguarda sia la Lombardia ma anche tutto il resto d'Italia, chiaramente. Allora, come accennava Elena, intanto Elena ti ritroviamo più avanti, c'è stato un braccio di ferro e è ancora in corso tra Federpharma e Arcuri, e non solo, anche con i distributori, quindi cercheremo di fare chiarezza, anche perché ci dicono, diciamo, noi poche certezze abbiamo, una di queste è che dovremo il più possibile indossare la mascherina, sarebbe interessante poterla trovare la mascherina, e poi arriva l'estate, allora ci facciamo portare il mare in studio da Alessio Schiesari. Alessio. Bentrovata Tiziana, sono a Civitavecchia, sono nello stabilimento Grotta Euralia. Perché sono venuto qui? Perché ieri è stato pubblicato questo documento, è il documento di rischio contagio Covid nelle attività di balneazione e spiaggia. È stato redatto dall'INAIL e dall'Istituto Superiore di Sanità, e qui dentro ci sono, la Bibbia che contiene tutte le regole che dovremo seguire quest'estate per andare in spiaggia. No, comincio a dirti, i balneatori, gli imprenditori del settore non l'hanno presa benissimo. Feder Balneari poco fa ha rilasciato una nota dicendo che questo documento crea incertezza e si riserva di chiedere i danni al governo se queste norme verranno applicate. Ma io intanto ti farei vedere, Tiziana, questa è una spiaggia. Quello che proveremo a fare noi oggi è di raccontare visivamente ai nostri telespettatori come queste norme si traducono in una spiaggia. La vedete, la stiamo allestendo per voi, per il momento le distanze che state vedendo sono limitate, sono quelle della vecchia spiaggia fondamentalmente. Ah, ecco, no, infatti guardavo e dicevo, ma non è cambiato nulla, questa però è come l'avremmo vista l'anno scorso, non come dovremmo vederla quest'anno, giusto? Questa è una spiaggia 2019, poi ti faccio vedere, proprio misureremo le distanze per farti vedere invece come sarà, come probabilmente sarà una spiaggia italiana nel 2020, e ti farò parlare anche con Alessandra, che è la proprietaria di questo stabilimento, per cercare di capire cosa questo significhi per lei. Grazie Alessio, torniamo da te più avanti, saluto Antonio Padellaro, Il Fatto Quotidiano, ben trovato Padellaro, come va? Benissimo. Compatibilmente? No. No, proprio bene. Bene. Saluto la professoressa Arianna Farinelli, politologa, vive e insegna a New York. Mi fa piacere ricordare il suo ultimo libro, che è Gotico Americano. Ben trovata, professoressa. Grazie. Farinelli. Allora, Padellaro, intanto oggi è il giorno? Sì. Succede? Non lo so. No, attenzione. Calma. Voglio responsabilità. Calma, non ho detto. Speriamo, noi siamo in attesa. Ma lei è fiducioso? No, come dice, lei è ottimista o pessimista? Sono realista, c'era sempre il politico. Io penso che a questo punto magari finiremo... Dice, se non è oggi è domani, però no, arriva. Mi spiace forse deludere il collega che parlava, diceva, no, speriamo di non fare la notte. Sappino. Ho l'impressione che la notte la fa Sappino. No, mi ricorda. Però oggi il Padellaro scrive, lo dico a chi è a casa e non avesse letto, basta partiti del partito preso. Sì. La sensazione che abbiamo avuto noi, e infatti il pezzo di Padellaro si chiude con un invito al buonsenso, utilizzando anche le parole della Ghisleri. Più che al consenso. Sì. E il tema è che forse questa attesa, questo lungo parto, al di là delle questioni economiche, c'ha dentro una questione tra partiti. Allora, evidentemente i partiti non hanno capito in che mondo viviamo. Perché chi fa il mio mestiere, il mestiere di Sappino, eccetera, sa perfettamente che le riunioni di governo per approvare i decreti, soprattutto i decreti economici, sono sempre lunghe, travagliate, rinviate. Tutto questo prima del Covid poteva anche essere accettabile. Dopo il Covid è inaccettabile. Cioè io non capisco come... Ma parlo proprio dell'interesse di chi fa politica, non sia compreso che
l'urgenza appunto non è più una cosa che si può avere o non avere, non è un optional, è una necessità assoluta. Questo continuo palleggiamento tra Italia Viva, 5 Stelle con i loro problemini interni e la polemicuzza col Partito Democratico, oltre che stucchevole, in una situazione normale, è diventata insopportabile. Cioè, loro non capiscono, mi riferisco soprattutto ai 5 Stelle, che hanno avuto dei meriti, perché io scrivo anche che la storia del reddito di cittadinanza, che fu presa come una specie di barzelletta, i giovani sul divano, eccetera, oggi si dimostra una misura fondamentale, soprattutto per le classi più povere e disagiate. Però i 5 Stelle non capiscono che il continuare a rimpallare dei provvedimenti importanti, fondamentali, come quelli sull'immigrazione, anche per questioni interne, non è un titolo di merito rispetto all'elettorato, è un titolo di demerito, perché le persone dicono: porca miseria, ma la piantatela, approvate una legge che ci serve, perché la famosa raccolta ne abbiamo ampiamente parlato, nelle certo, campagne di cui abbiamo parlato, ma come ci avete detto, che nel costo della frutta al mercato, che non ci sarà il raccolto se non c'è la possibilità di regolarizzare tante persone. Ma poi parliamo delle badanti, cioè un provvedimento concreto, cioè sul quale bisognava avere una concentrazione massima, dire questo si approva rapidamente, e invece siamo ancora al partito preso. Alessio, i social? C'è un tema principale che si sta mangiando tutti gli altri ed è l'episodio avvenuto questa mattina alla Camera dei Deputati, che ha visto protagonista un deputato della Lega che si chiama Pagano. È al primo posto in tendenza questo hashtag, ce ne sono diversi in realtà, che ha definito Silvia Romano, la cooperante tornata in Italia dopo 18 mesi di prigionia con i terroristi di Al-Shabaab, la neoterrorista. È scoppiata la bagarre in aula, la presidente di turno Mara Carfagna lo ha zittito dicendo che quelle affermazioni erano improprie. Il presidente della Camera Fico su Twitter poco fa: le parole d'odio rivolte a Silvia Romano nell'aula della Camera sono violente, inaccettabili. Montecitorio, il luogo del dibattito, del confronto anche acceso, non la sede per formulare insulti a una giovane che viene da 18 mesi di inferno. E c'è anche chi chiede provvedimenti nei confronti del deputato della Lega. A proposito invece delle novità che arriveranno, del futuro di PCM, quello che regolerà la seconda parte della fase 2, c'è un hashtag che è in tendenza, quella dal 18 maggio, che si chiama Congiunti Fuori Regione. Sono tantissimi messaggi postati su Twitter, li possiamo scorrere un po', di persone che abitano fuori, di regioni differenti, non hanno domicilio, residenza possono andare a trovare i miei genitori. E soprattutto vorrebbero farlo sì, magari dal 18. Un ultimo hashtag in tendenza è quello di Spadafora, del ministro dello sport: proporrò apertura per centri e palestre il 25 maggio. Eccolo qui. Allora, fine del lockdown, professoressa Farinelli, in Italia evidentemente c'è grande attenzione per quello che si potrà o non si potrà fare progressivamente, vediamo anche dal 18 che cosa accade. Negli Stati Uniti, dove lei si trova, e credo si siano superati gli 80.000 morti, mi risulta che 40 stati su 50 si preparino a riaprire, e so anche che il virologo Fauci ha detto: guardate che è estremamente pericoloso. Lo ascolteranno o lo ignoreranno? Questo è difficile da dire, però sì, è vero. Ieri Fauci ha tenuto un'audizione al Senato, per la verità, dal salotto di casa sua, perché è in quarantena. Abbiamo scoperto pochi giorni fa che alla Casa Bianca non vigeva l'obbligo di portare la mascherina, e quindi ci sono state delle persone che si sono ammalate, e diverse persone dello staff del Presidente ora sono in quarantena. Adesso l'obbligo c'è alla Casa Bianca, ma non per il Presidente o per il Vicepresidente Pence. Il virologo ha detto che è molto preoccupato. Nella convinzione che il virus distingua Presidente e Vicepresidente, evidentemente. Esatto, che non possa attaccare chi è Presidente degli Stati Uniti, certo. Tutti gli altri sì. Allora ha detto: questo te lo prendi tu. No, mi fa molto sorridere questa cosa, perché... Cioè, fai qualcosa, prego, gli avrà detto. Lo so.
Prego, prego, sì, professoressa. Comunque, il virologo Fauci si è detto molto preoccupato dal fatto che riaprire troppo velocemente gli stati vuol dire far tornare il virus purtroppo a correre. Ha detto anche che gli 81.000 morti in realtà non è un conteggio esatto, perché ci sono molte persone che si sono ammalate e sono morte in casa alle quali non è stato fatto il tampone. Molti stati degli Stati Uniti hanno già riaperto, penso all'Alabama, penso al Texas, alla Georgia, la Florida si appresta a riaprire. Qui ci sono state delle ferocissime proteste, anche armate, con gruppi di suprematisti bianchi che sono entrati nel Parlamento dello Stato del Michigan armati di Kalashnikov. E poi ci sono stati ristoranti che hanno aperto per disubbidienza, cioè hanno aperto senza rispettare il distanziamento sociale, senza imporre l'obbligo di mascherina per i clienti e per coloro che lavorano nel ristorante, e hanno addirittura esposto un cartello che diceva la mia libertà non finisce dove inizia la tua paura. Quindi proprio in sfregio alle regole e con l'idea che i numeri del virus in realtà non siano numeri veri. Che non Ma ci si quanto possa questo ha facilmente. A che fare con la comunicazione politica? Com'è? Del virus, dico quanto queste reazioni dei cittadini hanno a che fare con la comunicazione politica dei virus, dei leader politici. Questo tantissimo, soltanto fino a pochi giorni fa Trump ha ripetuto che il virus sparirà da solo, che non ci sarà neppure bisogno di aspettare per il vaccino, cosa che è stata confutata ieri dal virologo Fauci. Quindi certo c'è molta confusione proprio a livello di leadership, e questo fa sì che alcune persone non credano che questo sia un pericolo reale. Certo. Allora io devo andare in pubblicità, Alessio avevi qualcosa da aggiungere? No, no, per il momento allora, no. Pubblicità, vi ricordo la nostra raccolta fondi, c'è il cartello, se volete donare, so che i numeri sono importanti e di questo vi ringraziamo. Andiamo in pubblicità e poi ci ritroviamo con i nostri ospiti. Eccoci qua di nuovo in studio, sono con noi Antonio Padellaro e Arianna Farinelli. Voglio ricominciare da Padellaro e voglio ricominciare dalle mascherine. Sì. Allora, sulla questione delle mascherine io ho capito che ci sono un po' di protagonisti in campo, diciamo c'è il commissario Arcuri che aveva detto mascherina a 50 centesimi più IVA, e aveva detto ce ne saranno a sufficienza per tutti. Poi ci sono i distributori, poi ci sono i farmacisti, sono entrati in gioco anche i tabaccai, forse entreranno in gioco le ferramenta. E allora la mia domanda è, io non lo so di chi è la colpa, ma è possibile che a ormai quasi 3 mesi dall'inizio dell'emergenza noi le mascherine non le troviamo, considerato che ci dicono che le dobbiamo mettere? Sì, no, forse le troviamo, ma a un prezzo diverso certo, da quello. Certamente non ai 50 centesimi più IVA, cioè non a 61 centesimi. Esatto, perché come in tutte le cose della vita, ci sono, cioè non è che siccome c'è stato il Covid sono cambiati i meccanismi anche di accaparramento e anche di speculazione sui prodotti che stanno sul mercato, cioè noi abbiamo immaginato a un certo punto che questa epidemia cambiasse l'animo delle persone, se diventassimo tutti più buoni, più finissero le speculazioni, gli interessi. Non è così, lo vediamo a proposito del parlamentare della Lega che ha avuto il suo quarto d'ora di vergogna. Però anche lui è tornato esattamente quello che era prima del Covid. E così quelli che hanno capito che l'affare mascherine era un colossale affare ci si sono gettati a pesce. Qual è la responsabilità del governo e del commissario? Il governo intanto di non aver gestito al meglio quella che era la partita fondamentale per cercare di contenere questo virus. E poi io non me la voglio prendere con il commissario Arcuri, ma certamente un prezzo politico di questo genere va concordato prima. Oggi Federfarma dice, noi avevamo detto agli inizi di marzo di concordare il prezzo, perché se poi facciamo degli ordini o fanno degli ordini distributori, e quindi è inutile prendersela dopo se il prezzo di 61 centesimi, credo che fosse stato raggiunto un accordo, viene ritenuto non adeguato. Quindi è mancata l'attenzione necessaria.
E Farinelli, a New York le mascherine sono obbligatorie, mi dice quanto costano? Sì, sono obbligatorie e costano online tra i 48 e i 68 centesimi, quelle chirurgiche come questa. Sì. Ma molte persone adesso stanno utilizzando in realtà le mascherine fatte di stoffa. Se ho un secondo, volevo dire qualcosa riguardo a Silvia Romano, proprio in relazione a quello detto dal ciò che è stato detto dal parlamentare della Lega, cioè che è tornata una neoterrorista. Ecco, io penso che spetti solo a Silvia Romano dire quando vorrà farlo, parlare della sua conversione. Ho letto anche in questi giorni molti editoriali su quotidiani nazionali che dicevano che il colore verde dell'abito che ha indossato quando è scesa dall'aereo a Ciampino indica che Silvia abbia abbracciato l'Islam duro, fondamentalista. Ecco, come ci insegna la scrittrice italiana di origine somala, Hijab Ashego, non è assolutamente così. Il colore verde è uno dei tanti colori indossati dalle donne somale. E poi non vorrei che passasse il messaggio che Islam è equivalente a terrorismo, per cui ci sono un miliardo e 800 milioni di persone che professano la religione islamica nel mondo, di cui più di 2 milioni in Italia, ed è profondamente offensivo per tutti i cittadini italiani o residenti in Italia. No? Esatto, dire che convertirsi all'Islam equivale a radicalizzarsi. Allora, Padellaro, voglio tornare sul decreto rilancio, è pronto? Non so se questo è il mio destino. Io una cosina ancora la vorrei dire. Intanto, che succede, Alessio? A proposito del decreto rilancio dei provvedimenti, sì, soprattutto quelli economici, che riguardano il turismo, sto facendo una battaglia civile perché non siano applicate le linee guida dell'INAIL o che siano applicate in mancanza di un'alternativa. Da qui a lunedì lavoriamo in questa direzione, lo ha detto il presidente del Veneto, Luca Zaia. Perché ci diceva Schiesari che rispetto a come noi dovremmo andare in spiaggia c'è un documento che è stato approntato a partire dalle indicazioni dell'INAIL e dell'Istituto Superiore di Sanità, e però chi gestisce poi gli stabilimenti balneari dice se noi applichiamo quel protocollo lì non apriamo, non ha senso aprire. Adesso noi poi vedremo quali linee guida arriveranno, e tanto secondo me lo sapremo, se questo deve accadere dal 18 lo sapremo il 18 all'alba, quindi certo, diciamo, prepariamoci a discuterne il 17 se tutto va bene. Per ora, a proposito delle tante cose che sono venute fuori rispetto alla bozza, mi attengo a quello che ha detto Conte. Conte ha detto che è un impianto corposo e impegnativo, non ho dubbi che sia impegnativo, certamente impegnativo anche dal punto di vista economico, però diciamo, per quello che siamo riusciti a capire, poiché stiamo parlando di 55 miliardi, dovrebbe esserci, Padellaro, anche un'idea di paese, no? Cioè io ho tanti soldi che metto sul tavolo, devo pensare per andare dove? E quindi quello che emerge è che vogliamo aiutare soprattutto gli ultimi, i penultimi, o che vogliamo aiutare soprattutto le imprese? Qual è l'idea di paese che al momento emerge? Però questo è un agguato. È una cattiveria la mia. Cioè, ancora già stiamo ragionando se questo parto ci sarà. Ma lo sa perché, Padellaro? Perché io ho letto 27 bonus. Tu mi stai chiedendo se saranno gemelli sarà il colore degli occhi. Allora la spiego un pochino meglio. Ho letto di una serie di bonus. Sì. Il bonus, l'eco bonus, e poi dentro l'eco bonus il sisma bonus, il bonus babysitter, il bonus per chi vuole andare in vacanza. Ecco, a me già la parola bonus mi fa venire in mente la vincita alla lotteria, sì, no? Cioè un meccanismo di quel tipo. Ed è per questo che chiedo se alcune parole chiave, ad esempio, ci hanno restituito già un tipo di sensazione, ma magari è solo la mia di sensazione. Dalle anticipazioni che abbiamo letto sul giornale, mi sembra che questo decreto monstro intervenga proprio su quel mondi che sono in questo momento in una situazione di enorme difficoltà, le piccole imprese, gli esercizi commerciali e soprattutto poi le persone che hanno più necessità per la loro sopravvivenza di avere non un bonus ma di avere un sussidio, di avere un reddito, chiamiamolo come vogliamo. Quindi io credo che questa sia la ratio dell'intervento. Però ci sono due aspetti. Il primo riguarda i soldi, perché noi diamo per scontato che questi
50 miliardi? 55. Io ormai mi sono perso sui miliardi, sì, perché poi mi dicono: ma cosa sono 50, i 36 miliardi del MES in conto ai 1500, sì, che dovrebbero arrivare dal Recovery Fund? Benissimo, quello che è. Ci sono? Perché abbiamo appreso, la domanda mia nasce dal fatto che si è detto che sono in deficit, cioè noi stiamo in questo momento, il governo sta mettendo a disposizione del paese e stiamo facendo debito. Esatto, una cifra che poi ci costerà interessi sul debito, perché il debito, come si sa, provoca interessi, ma questo poi ce lo spiegheranno, ci diranno come. La seconda ragione è questa, che io credo che in questo momento il Paese, più che visioni complessive, molto spesso si dice è un provvedimento che non, questo governo non ha un'anima, non lo so, io già sul concetto di anima ho dei problemi, però vorrei sperare che le categorie interessate, leggendo poi con l'aiuto di alcuni esperti della lingua, perché sembra che siano degli articolati molto complessi dal punto di vista anche semantico, per non essere compresi, cioè, ecco, riescono ad avere un minimo di soddisfazione rispetto alle loro ricche. Questo è, cioè, che la domanda del paese, la domanda immediata del paese, e che magari dopo aver approvato il decreto i soldi poi arrivino, perché l'altro elemento è che nei decreti precedenti ancora in tanti stanno aspettando che i soldi effettivamente arrivino, eppure quello, per esempio, sulla variabile tempo cassa integrazione, i ritardi della cassa integrazione in deroga sono il fatto che mancano i soldi. Vediamo un attimo, ho visto Sappino con il ministro D'Incà, se non ho visto male. Sappino, aggiornaci, che ha detto il ministro? C'è Consiglio dei Ministri? Allora, intanto c'è Consiglio dei Ministri, ci sarà il decreto, dice che verrà approvato entro stasera, dice anche che non farò ore piccolissime, lo dico questo. Oh, vabbè, quindi ti sei tranquillizzato. Perché è stato fatto un lavoro preparatorio molto lungo. Io poi l'ho interrogato sullo scontro tra Conte e il Movimento 5 Stelle, in particolare sul nodo migranti, ma D'Incà di mestiere fa il ministro dei rapporti al Parlamento, quindi è un uomo che, diciamo, sa mitigare di i confronti, per di cui ha detto che è stato un confronto anzi produttivo. Produttivo. Allora, professoressa Farinelli, il Covid, diciamo, per tutti i leader politici è anche una prova, no? La prova della loro credibilità, la prova della loro capacità di leadership. Io le chiedo cosa ha ricavato lei, come le sembra che si sia comportato Conte, e poi mi dica anche che cosa sta succedendo a Trump, così teniamo insieme l'Italia e gli Stati Uniti. Sì, Conte, almeno negli ultimi sondaggi che ho visto, ha ancora un indice di gradimento superiore al 60%, e la seconda politica per indice di gradimento è Giorgia Meloni, ma al 34%. Questo vuol dire che gli italiani si sono fidati e hanno apprezzato il modo in cui il Presidente del Consiglio ha gestito l'emergenza sanitaria, anche se con sbagli, ritardi e anche passi falsi nella comunicazione. Ora, questo grande capitale politico che lui ha accumulato fino a questo momento è possibile che venga dissipato nei mesi a venire, perché il Presidente del Consiglio dovrà gestire la crisi economica, certo, e dovrà fare i conti con la burocrazia italiana, che come sappiamo è estremamente lenta e farraginosa, e per questo molte persone non hanno ancora ricevuto gli aiuti economici promessi. Per quanto riguarda invece gli Stati Uniti, Trump ha dissipato l'indice di gradimento che aveva quasi al 50% veramente in pochissime settimane, e ora si trova poco al di sopra del 40%. Ma poi questo è un anno elettorale, perché si vota a novembre, quindi fra 6 mesi, e Trump è indietro nei sondaggi rispetto al rivale democratico Joe Biden, e quindi bisognerà vedere anche come lui gestirà questa crisi. 33 milioni di persone hanno fatto domanda per i sussidi della disoccupazione, il PIL è sceso nel primo quadrimestre di 5 punti percentuali, è vero, l'America ha messo in piedi uno stimolo fiscale di 2 trilioni e mezzo di dollari, e molte persone hanno già ricevuto questi aiuti, devo dire, sia i sussidi della disoccupazione sia gli aiuti alle piccole e medie imprese. È interessante notare ora il tipo di campagna elettorale che sta facendo Trump, una campagna nella quale molti parlano di una nuova guerra fredda sino-americana, con le accuse reciproche tra la Cina e gli Stati Uniti, che hanno a che fare
con l'origine del virus, che gli americani dicono è nato in un laboratorio a Wuhan, anche se gli scienziati hanno confutato questa ipotesi dicendo che il virus è di natura animale, e poi con le accuse di spionaggio che gli Stati Uniti hanno rivolto ieri alla Cina. La Cina starebbe spiando per ottenere il vaccino, la formula del vaccino. Sì, anche su questo abbiamo visto che ci sono scambi di accuse, diciamo. E esatto. Padellaro, Conte sarebbe già caduto se non fosse arrivato il Covid? Questo governo? No, non credo, perché questo è un governo che viene, almeno sui giornali, si parla spesso del fatto che è un governo sempre sull'orlo della caduta, no? Infatti è venuta fuori la battuta che è il più longevo dei governi morenti, cioè perché è sempre sul punto di spirare, poi non, per un motivo o per un altro non rende l'anima al creatore. No, io credo che la professoressa Farinelli però abbia colto il punto, cioè il consenso di cui gode Conte, con tutti gli errori di cui si è parlato, è un consenso diverso dal consenso pre-Covid, perché quello era un consenso, a parte che era molto più basso, ma era il consenso abbiamo questo governo, teniamocelo. Sì. In questo caso invece credo che sia stato apprezzato il modo con cui il Presidente del Consiglio ha agito nella prima fase dell'emergenza, sul punto credo, è la questione economica. E anche credo nella seconda fase. Ora, è vero che la vera scommessa politica comincia adesso, comincia con la gestione della fase economica, perché se gli italiani vedranno che questo sforzo da parte del governo si traduce in interventi, aiuti, sussidi, eccetera, incentivi, beh, io credo che Conte avrà vinto la sua partita in questa fase. E se invece le cose continuano ad andare a rilento, prima parlavamo un attimo della cassa integrazione che è stata per ora soltanto distribuita a una piccola parte di coloro che ne avevano diritto, e beh, allora non va bene, e non c'entra la comunicazione, poi uno può fare anche delle meravigliose conferenze stampa, straordinarie, brillanti. Dopodiché, ma se poi i soldi servono adesso, ma mi se servono poi per i soldi non arrivano, quindi a chi devono arrivare, mi spiace, ma per Conte si mette male. Grazie ad Antonio Padellaro per essere stato con noi, grazie alla professoressa Arianna Farinelli, mi piace ricordare, gotico americano, ci vediamo presto, grazie di nuovo. Facciamo entrare in studio il professore Aldo Morrone, direttore scientifico del San Gallicano di Roma. E potete iniziare a chiamare per parlare con il professore. Dovrebbero essere collegati Angela Azzaro, vice direttrice del Riformista. Eccola là, ben trovata Angela. Saluto Roberto Arditti, direttore editoriale di formiche.net. Buongiorno Tiziana. Ben trovato Roberto. Alessio, i numeri per parlare con il professore? 0601 90 86, incredibile, sono riuscito a sbagliarlo. E l'hashtag invece per interagire via Twitter è all'esperto chiedo. Potete anche mandare una mail, e la mail è tagada@la7.it. Numero contagi? Vediamo la situazione italiana, 109.039 sono le persone dimesse o guarite che hanno contratto l'infezione da Covid, ma il cui ciclo ha avuto un effetto positivo per fortuna, un dato in aumento del 2,3% dal tardo pomeriggio di ieri rispetto al tardo pomeriggio del giorno prima, gli attualmente positivi 81.266, i decessi poco sotto i 31.000, 30.911. Professore, per capire quello che è successo in queste due settimane che finiscono, diciamo, domenica, quelle dal 4 maggio, dalle prime riaperture, per capire cosa è successo ci vorrà ancora qualche giorno, è corretto? Beh, almeno aspettare fino a domenica, lunedì, martedì. Lunedì, martedì potremo cominciare a vedere se ci sono stati dei cambiamenti. Poi c'è una situazione che va migliorando. Io sono contenta, dico che però questi alcune regioni dati hanno avuto una poi sola persona ieri. E quindi ottimismo, anche perché il 18 noi ci prepariamo ad aprire ancora. Quello che abbiamo capito è che una mascherina ci tocca trovarla. Quanto è facile, quanto è difficile, voi che ci state seguendo lo sapete già dalla vostra esperienza, ma io vi porto con Elena Testi a Milano, perché appunto con lei parliamo di mascherine.
Elena, qual è la situazione in Lombardia? Abbiamo detto che mentre in molte regioni la situazione è, ce lo confermava il professor Morrone, assai positiva, cioè ci rassicura, in Lombardia ancora ci sono dei problemi. Elena, a fronte di questi problemi, con le mascherine come sono messe in Lombardia? Allora, in Lombardia non sono messi benissimo. Vi dico che all'inizio io vi avevo dato un'informazione che non avevo trovato le mascherine. Ora vi do un'altra informazione perché è arrivato un fornitore, poi ce lo spiegherà meglio il dottore, che ha portato 50 mascherine. Queste 50 mascherine finiranno nel giro di un'ora, noi facevamo un calcolo. Allora, però vi voglio fare un piccolo preambolo, Tiziana, perché la situazione è abbastanza complicata. Noi ieri sappiamo che sono state fatte delle dichiarazioni, troveremo 55 milioni di mascherine nei depositi delle regioni. Questo l'aveva detto il commissario straordinario Arcuri, noi abbiamo fatto un giro di chiamate perché cercavamo queste mascherine, è stato poi chiarito che c'era stata un'interpretazione sbagliata. Perché? Perché si trattava delle mascherine date agli ospedali. Allora ci siamo chiesti dove erano queste mascherine chirurgiche. Alla fine siamo riusciti a capire che è partito un primo, diciamo, come possiamo chiamare, diciamo, una prima partita, scusate la ripetizione, sì, di 3 milioni di mascherine a livello nazionale. Ok, queste sono le 100 che sono arrivate in questa farmacia. Ora, a prescindere che, come mi spiegava Marco Foresti, il dottore, qui queste mascherine voi le avete terminate, le prime che sono arrivate questa mattina in mezz'ora, queste probabilmente ugualmente. Magari un po' di più perché c'è brutto tempo oggi, quindi c'è meno afflusso, però dureranno pochissimo. Ecco, vi hanno dato comunicazioni di quando arriveranno le altre mascherine chirurgiche a 50 centesimi? No, io stamattina ho chiamato il fornitore chiedendo una nuova consegna. Mi hanno detto che me ne mandavano soltanto 50 per consegna, per distribuirle giustamente a tutti, e di chiamare domani, di chiamare oggi pomeriggio per avere qualcosa domani. Se scusi, domani dottore, per capire io. Non... io avevo letto, non so se il dottore mi può sentire, Elena, mi sembra che abbia l'auricolare, quindi suppongo di sì. Sì, sì. Perfetto. Sì, vi può sentire benissimo. Allora, intanto grazie, scusi l'invasione, però almeno ci aiuta lei a capire qualcosa, perché tutti noi siamo stati in farmacia e qualche problema l'abbiamo avuto. Ora, dice Arcuri che non è lui che vi deve dare le mascherine, che il problema non è del governo, ma è delle farmacie e poi dei distributori. Ci aiuta a capire come funziona? Allora, funziona che noi abbiamo dei fornitori conosciuti, noti, dai quali ci approvvigioniamo quotidianamente dei nostri farmaci e dei prodotti che vendiamo in farmacia. Altri che invece rappresentano aziende che vendono prodotti di settore, tra cui ci possono essere termometri, mascherine, sì, e guanti. E purtroppo le nostre richieste a questi fornitori cascano nel vuoto. Cioè non c'è disponibilità di prodotto. Perché, parliamo secondo lei, o che cosa vi dicono i vostri fornitori? Perché non c'è disponibilità di prodotto? Guardi, purtroppo non le so dare una risposta, non lo so. Ha la sensazione che abbia a che vedere con il prezzo? Ma guardi, secondo me un po' c'entra anche il prezzo, ma un po' è forse come è gestita tutta la cosa. Una mascherina chirurgica prima dell'evento Covid costava 6-10 centesimi a pezzo. Adesso costa 50-60 centesimi venduta. Non credo che siano lievitati così tanto i costi di produzione. Quindi evidentemente c'è, come dice giustamente il commissario, un problema di speculazione. Però forse un intervento più deciso a livello normativo e soprattutto più preciso potrebbe dirimere tutte queste difficoltà e dire adesso le mascherine sono qua. Scusi, dottore, per capire, voi non avete le mascherine chirurgiche, ma la mascherina che lei sta indossando, che non è mascherina chirurgica, le avete ad esempio? Non avete nessun tipo di mascherina? No, allora, questa è un dono di Federpharma, nel senso la nostra associazione ci ha dato queste mascherine a suo tempo.
Momentaneamente noi abbiamo a disposizione delle mascherine lavabili che sono state considerate come le mascherine di comunità, che quindi non hanno nessuna valenza dal punto di vista del dispositivo di protezione individuale, e poi queste 50 che sono arrivate oggi. Quindi tolte le 50 non avete nient'altro, per capirci. Oggi abbiamo quelle di cotone, lavabili. Va bene, se può stare ancora però, qualche minuto con noi, Alessio, che succede? Che la situazione che ci racconta il dottore ospite di Elena Testi è la stessa che stanno raccontando ai siti dei giornali online diversi suoi colleghi. Faccio un rapido giro, questo è Roma, farmacista del centro di Sperata, mascherine chirurgiche a prezzi calmierati, introvabili. Questo è il piccolo, quindi siamo nel nord-est del nostro paese, coronavirus, introvabili le mascherine calmierate. Allora Arditti, io mi sono fatta questa idea, non è colpa dei farmacisti, non è colpa dei distributori, non è colpa di Arcuri, secondo me non è colpa neanche dei tabaccai che forse le venderanno, e figuriamoci delle ferramenta o delle cartolerie che pure si sono aperte a questa ipotesi. Io sono sicura che sia colpa nostra se non ci sono le mascherine. Certo, certo. Ho maturato questa convinzione. Questa convinzione. Senti, il nostro amico farmacista fa giustamente il suo mestiere, che è quello di aiutarci nell'acquisto e nella scelta dei farmaci, ma nel suo racconto ha omesso l'elemento più importante in tutta questa storia, che spiega le dinamiche di prezzo di questi prodotti, ma non gliene faccio una colpa, lui fa un altro mestiere. La dinamica di prezzo che ha portato le mascherine da 10-20 centesimi a un prezzo molto più elevato è la più banale del mondo da che esiste la storia. Domanda e offerta si chiama. Esattamente, domanda e offerta, cioè si è moltiplicata per non so quale numero la domanda di quel tipo di prodotti, e naturalmente il mercato reagisce con le sue logiche, che sono anche, o per molti versi quasi esclusivamente, logiche di profitto. No, tra l'altro Roberto, però forse vale la pena sottolineare anche un altro punto, e cioè che nel momento in cui era evidente che le mascherine noi non ce le avevamo perché in Italia non le producevamo, e quindi abbiamo cominciato ad ordinarle e vari distributori si sono messi in pista per comprarle, è evidente che hanno pattuito dei prezzi. Se poi interviene successivamente a valle un prezzo nuovo, plausibilmente c'è un problema. È così. C'è però un punto sul quale io esprimo un dissenso dall'impostazione che ha scelto il commissario Arcuri e in generale il governo, anche se ne colgo la finalità ultima, che è quella di proporre agli italiani un prodotto a un prezzo molto ragionevole. Il mio dissenso è che di solito queste politiche di prezzo imposto hanno qualche chance di funzionare se tu che lo imponi hai una tale quantità di prodotto già immagazzinato, certo, che ti consente di distribuirlo. Se in qualche modo puoi fare tu il prezzo, e per fare tu il prezzo devi avere una certa quantità di mascherine, sì. Sennò se tu il prezzo non lo puoi fare. Di imporre, diciamo così, al sistema un prezzo e poi chiedi a tutti gli attori, farmacisti compresi, di farsene carico perché è giusto e in qualche misura è anche sì, giusto, la probabilità che tutto questo funzioni è molto bassa. È più bassa. Io racconto tra l'altro, ma era 10 giorni fa, quindi prima degli ultimi tentativi di fornitura, la mia personale esperienza addirittura in una farmacia comunale di Roma, nella quale le mascherine a 50 centesimi non c'erano e non le avevano mai ricevute fino a quel giorno. Con molta garbo mi è stato spiegato. Ma ha detto Arcuri che lui non le deve dare, lui deve dare solo eventualmente un piccolo contributo, ma per la maggior parte se ne devono occupare. Io ne ho comprate due pagandole 6 euro. Esatto, certo. Punto. Certo. Allora voglio sentire anche Lazzaro su un punto, no? Perché l'altro elemento che ci colpisce è che facciamo il prezzo imposto, però consideriamo, diciamo a tutti gli italiani che le mascherine sono, se non fondamentali, assai importanti, e poi le consideriamo un bene di lusso, perché fino a prova contraria il 22% di IVA significa che sono un bene di lusso. Ora, per esempio, pare che nel decreto rilancio, ma non azzardo, perché poi chi può dirlo? Vediamo quando arriva il decreto rilancio. Pare che in quel decreto ci sia una novità rispetto al 22% di IVA che dovrebbe andare in vigore da agosto.
Ora uno si chiede, cioè c'è l'emergenza, ci avete detto che le mascherine sono bene di prima necessità, trattatele come tali o no, Azzaro? No, sono d'accordissimo, peraltro collegandomi al discorso che veniva fatto prima, no, della domanda e offerta, supponendo che effettivamente questa decisione del prezzo calmierato abbia indotto poi alla distribuzione a non far trovare le mascherine, mettiamo che invece non ci fosse stato il prezzo calmierato e si trovava la mascherina, ma chi se la poteva permettere? Cioè, noi va bene, mettiamo anche che si trovava ovunque, ma se gli italiani non hanno i soldi per comprarla, stavamo punte a capo. Quindi l'obiettivo doveva essere farle trovare, e quindi per farle trovare fare accordi chiari fin da subito e renderle disponibili a tutti, perché qui stiamo parlando della salute e della vita degli italiani. Non c'è dubbio, anche perché, professore, ricordiamolo, ne servono almeno due al giorno, se vogliamo essere precisi, per ogni persona, a dir poco, perché ognuna può durare al massimo 4-5 ore. E, tra l'altro, nel braccio di ferro tra Arcuri e Federpharma, Federpharma stamattina, altro round, perché ormai è qualche giorno che assistiamo al braccio di ferro, Federpharma stamattina ha fatto sapere, dice, noi non siamo contro il prezzo calmierato, solo che sarebbe stato utile che la cosa fosse avvenuta il 7 marzo invece che alla fine di aprile, così come ha deciso Arcuri. Pare che loro lo avessero invitato il 7 di marzo a prendere questo tipo di decisione, in modo che tutta la filiera si sarebbe potuta organizzare. Ma io sono sicura che ne sentiremo ancora sulle mascherine. Voglio salutare Elena, il tuo ospite. Non so se vuole aggiungere qualcosa, se no io lo saluterei con un grande in bocca al lupo. Crepi, grazie. Buona giornata anche a voi. Buona giornata a lei. Dicevamo, mascherine oggetto di polemica, solo le mascherine, ma certo che no, Alessio. Per esempio, partiamo, tamponi? Tamponi, test sierologici, ma andiamo ai tamponi. Andiamo ai tamponi, perché ci sono dei posti dove i tamponi si possono fare agevolmente, penso a Padova, e dove infatti si formano le file, ve lo faccio vedere. State a fare il tampone? Sì, sono appena stato. Come mai? Perché sono un ricercatore all'Università di Padova, quindi per regolamento aziendale ogni 20 giorni facciamo un tampone di controllo. Come sono andati i primi tamponi? È il primo che faccio questo. Ah, state andando a farlo? Come mai avete deciso? Perché ho fatto gli esami del sangue e sono un po' dubbio. E l'ho fatto perché devo iniziare a fare volontariato in Croce Verde, quindi inizio questa settimana, mi hanno appunto mandato a fare il tampone. Non mi hanno chiesto nulla, mi hanno semplicemente dato appunto i guanti, il gel, e mi hanno chiesto la tessera sanitaria, mi hanno fatto il tampone prima in bocca, poi nel naso, e mi hanno detto che il referto arriverà lunedì, in caso positivo mi chiamano, però insomma speriamo non succeda. No, niente di tutto. No, ancora no. Ma perché ma poi proprio sappiamo che c'è sempre la fila per andare. Anche Zaia dice, ci consiglio di farlo per essere più tranquilli, facciamo. Vi ha mandato il medico di base o siete venuti di vostra spontanea? Di nostra spontanea, realtà, delle amiche l'hanno fatto e mi hanno consigliato di venire. Lo stiamo facendo adesso, dobbiamo farlo perché è stato ordinato a mia figlia. Ah, ok, dal medico di base? Sì, dal medico di base, sì, sì. Perché ha avuto dei problemi, ha avuto la febbre? Febbre, 37, un po' di tosse e un mal di gola. Ma lei come mai ha deciso di farlo? Ma perché credo sia un dovere come cittadino e come ricercatore di questa università un dovere ancora maggiore. Lei quanti anni ha? 72. Quindi 71. Potrebbe essere, diciamo, a rischio, tra virgolette. No, sono sicuramente a rischio, sono anche diabetico. Fino a che ora è aperto? Fino all'una e mezza, poi mi pare che riaprano dalle 3 alle 7 di sera. Bene, lo farò nel pomeriggio, che allora abbiamo il tempo, posso venire con mia moglie. Sì, perché può. L'ho fatto sto tampone, primo che lo volevo, e secondo perché dalla settimana prossima ho probabilità a cominciare il lavoro come badante e ci vuole. Io, andando, ho fatto. Invece l'oro che trovo in casa... Questo non lo può sapere? Scrivila sta domanda e dopo aspetto a televisione la risposta.
Allora, intanto, professor Morrone, quello che abbiamo capito è che le persone vogliono sapere se stanno bene, vogliono sapere se magari pur essendo asintomatiche hanno magari incontrato il virus o hanno addosso il virus. La direttrice delle malattie infettive di quell'ospedale che abbiamo visto ha detto che però fatte così i tamponi sono uno spreco. Secondo lei sono uno spreco? C'è una spiegazione a metà. I tamponi vanno fatti sempre di più, ma i soggetti a rischio di aver avuto un contatto. Quindi vanno fatti tutti i familiari in cui c'è stata una persona malata o positiva, vanno fatti ai lavoratori di certe situazioni come negli ospedali, come nelle ASL, come nelle università, come nei giornali, secondo me, come nelle reti televisive. Nelle fabbriche vanno fatti agli operai, e quindi questa categoria. Poi vanno fatti anche alle persone che chiedono, perché altrimenti ci sarebbe un mercato nero per queste persone, che quando una persona chiede di poter eseguire un tampone o anche la sierologia, abbiamo sentito che un signore aveva fatto la sierologia e quindi giustamente credo che il medico di famiglia lo abbia mandato. Allora lo mando. Noi per evitare problemi di mercati neri che esistono sempre in queste situazioni, non solo con le mascherine ma anche con la sierologia e i tamponi, abbiamo necessità che questi li facciano. L'OMS rilancia questa indicazione, tamponi, tamponi e test e test. Quindi, per esempio, sarebbe utile ed opportuno anche che si potessero fare a pagamento. A pagamento però con il controllo sempre, con il controllo perché sempre del pubblico. Medico. Perché noi abbiamo avuto molti casi nel nostro istituto dove erano stati fatti in laboratori anche qualificati, però hanno dato risposte positive, a nostro parere, dei falsi positivi. Perché quando abbiamo fatto il controllo con le metodiche previste... Quindi è necessario il controllo del pubblico. A mio parere sì. E Alessio, mi fai vedere per favore regione per regione, perché quello che abbiamo imparato e capito, e anche qui chiedo aiuto a Roberto Arditti, è che uno potrebbe dire dimmi dove vivi e io ti dirò se sei malato, se puoi sapere se sei malato, mettiamola così. Regioni, Alessio, e tamponi? Con Alessandra Borella abbiamo sviscerato uno studio molto interessante dell'Università Cattolica, totale dei tamponi, cioè quanti tamponi in assoluto sono stati fatti. Possiamo vedere un grafico, una curva per la precisione, di tutte le situazioni delle regioni. Eccole qui, vedete la Lombardia e il Veneto, che sono le regioni in cui la trend di crescita, che è costante per tutte le realtà italiane, è più costante e più importante, tra 400.000 e 450.000, per dare dei numeri. Quindi un dato molto elevato. Però dopodiché il totale... dopodiché però ci ha spiegato il professor Morrone che il punto non è il numero in assoluto dei tamponi che fai, e nemmeno il numero in relazione alla popolazione, ma il numero in relazione al contagio, cioè... Se tu trovi una persona che è contagiata e lavori intorno a quella persona e fai tamponi alle persone che sono state vicine a quelle persone, allora tu avrai una mappatura del contaggio. Questo mi pare di aver capito. È così. No? E quello era l'elemento quantitativo. E questo è il Veneto. Esatto. Diciamo, il modello Veneto. Oh, ma perché se noi dividiamo quei numeri per il numero dei soggetti trovati positivi al tampone, vedremo che... paradossalmente alcune regioni come la Calabria ha fatto per ogni positivo 24 tamponi, la Lombardia ne ha fatti 8-12. Chiarissimo, e questo genera un diverso anche contenimento del virus. E Arditti, dopodiché uno deve sperare di vivere a Padova. Sì, in qualche modo sì. Ora noi siamo già in una fase nella quale possiamo anche cominciare a fare un po' di bilancio di come è andata. Il lockdown in Italia ha funzionato, nel senso che ce lo dicono i dati, che credo che anche il professore, come un po' tutta la comunità scientifica, sta prendendo atto. In effetti in Italia il lockdown ha funzionato. È il sistema, diciamo così, conosciuto da millenni per tentare di arginare le pandemie, lo abbiamo messo in campo in Italia e ha funzionato. Insieme al lockdown più rigido italiano, noi, lo ricordo perché le due cose stanno insieme, dati ufficiali dell'Unione Europea di pochi giorni fa, la previsione sul calo del PIL italiano è meno 9,5, la peggiore di tutta Europa insieme a quella della Grecia, contro una media dell'Unione Europea del 7,5. Questo noi ce lo diciamo perché le due cose stanno insieme, non è che vivono una indipendentemente dall'altra. Allora, in ogni caso, nel contenimento della pandemia il lockdown ha funzionato. Meno bene, a mio avviso, stiamo andando nel sapere chi sono, dove sono e cosa fanno tutti quelli
Cioè, questa fase 2, la riapertura è in sicurezza o non è in sicurezza? La sensazione è che sia in ordine sparso. Da tant'è qualche vero, parte Tiziana, più in sicurezza, da qualche altra no. Tant'è vero, concludo, solo su questo punto, Tiziana, che noi ci apprestiamo con la data del 18 maggio, che è quella più significativa, diciamo, del ritorno in parte al lavoro e anche alla vita sociale dopo la prima mini riapertura del 4, noi ci apprestiamo a fare il secondo passaggio di riapertura del 18 maggio senza avere messo in atto la mitica applicazione, ma senza nemmeno avere idea di quando sarà resa disponibile. Questo, cito solo l'applicazione perché poi ci sarebbe anche tutta una serie di altri aspetti, compresa la confusa vicenda dei test sierologici che hanno un'applicazione diversa da regione a regione. Ma ordine insomma, diciamo sparso, che da qui in avanti prima. Stiamo navigando un po' al buio. Esattamente, esattamente, la sensazione è quella. Arrivo anche da Lazzaro, però prima, a proposito di ordine sparse, di test sierologici che citava Arditti, Alessio, mi aiuti? Possiamo vedere chi ha cominciato prima rispetto agli altri, chi si è attivato, perché la parola d'ordine è sempre ordine sparso. Primo è il Veneto, caso strano insomma, anzi no perché abbiamo visto prima, 31 marzo, l'ultima regione, la regione Lazio, l'11 di maggio, con diverse possibilità a seconda della regione in cui si vive. È diverso il numero di test. A livello centrale, soltanto negli ultimi giorni, inizieremo il 18 di maggio il campionamento ufficiale, le telefonate sono partite l'altro ieri, 150.000 persone. Per trovare il campione sul quale fare i 150.000 190.000 per trovarne 150.000. Boh, professore, io non ho capito benissimo. Però adesso arriviamo anche a questo. Nel frattempo abbiamo messo insieme i tamponi. Abbiamo detto per fare i tamponi ci vogliono i reagenti e pure sui reagenti ogni regione va per i fatti suoi. Abbiamo detto i test sierologici, insomma, ripeto, il tema sembra che ogni regione faccia per proprio conto e allora ci facciamo aiutare da Alessandra Borella, la quale ha cercato di mettere ordine nel disordine. Vediamo. Fare tamponi in maniera massiccia alla popolazione è di gran successo nelle fasi iniziali. È la tempestività che è stata veramente la chiave del successo, dei modelli di successo appunto come Singapore, Corea del Sud o anche Voe, Uganda, insomma. Voe come Singapore, Corea, Germania, che però ha anche la fortuna di avere in casa le multinazionali che producono i reagenti. Sono sostanze che servono per inattivare il virus e poi estrarlo dal tampone per poterlo analizzare. In Italia ci mancano e c'è chi ha pensato di farseli da solo. Guardi, noi il 20 gennaio avevamo già sviluppato un test, avevamo a metà febbraio già avevamo ordinato reagenti per centinaia di migliaia di tamponi, quindi la differenza sta tutta là, mi creda. Crisanti ha cominciato a preparare i suoi reagenti da gennaio, è stato anche un atteggiamento da scienziato che davanti a una situazione del genere comunque si mette a studiare, a indagare la cosa. A livello di istituzioni questa consapevolezza già da gennaio di quello che stava arrivando non c'era a livello di Regione Lombardia, ma non c'era nemmeno a livello di Ministero. Avete capito? Quando ancora si parlava di una normale influenza, guardando la Cina da lontano, e prima ancora che l'OMS dichiarasse la pandemia mondiale, in Veneto facevano scorta di materiale e preparavano un piano per affrontare l'emergenza con del personale dedicato. Costa molto in termini di risorse umane, noi abbiamo un'equipe quotidiana destinata a fare i tamponi che è una task force mica da poco. Quante persone sono? Tante infermiere, abbiamo 4 medici dedicati. E soprattutto un nuovo macchinario che processa 9.000 tamponi al giorno. Questa è stata la vera svolta, perché regione che vai e macchinari che trovi, spesso non compatibili tra di loro. Alcune macchine hanno addirittura bisogno di specifici kit di reagenti. Chi li produce? Tantissime aziende, per cui la Germania, dove ci sono molte aziende, ha più disponibilità. Generalmente l'azienda che produce la macchina fornisce anche i reagenti. La macchina non costa tantissimo, ma è sui reagenti che l'azienda guadagna. Quindi, a seconda delle diverse, ogni singola macchina ha il suo reagente.
Quella comperata a Padova invece se li mangia un po' tutti. Prodotta in California e arrivata dall'Olanda, adesso è introvabile, così come i reagenti, ora che la domanda internazionale è alle stelle e tutti i laboratori del mondo se li contendono. E quello che preoccupa è un po' l'inerzia, cioè il fatto che all'11 maggio venga fatta una gara per i reagenti, venga fatta dalla Regione Lombardia una dichiarazione di interesse per trovare nuovi laboratori. Bisogna darsi una mossa. Una gran mossa se l'è già data all'Università di Firenze. In queste immagini vedete una professoressa di chimica nel suo laboratorio. A lei dobbiamo la formulazione di uno dei reagenti che servono per analizzare i tamponi. Abbiamo riprodotto quello che c'era stato detto che era in quel momento il più importante, quello che aveva maggiore possibilità di scarseggiare nel tempo. E si è dimostrato efficace quanto quello delle multinazionali, con la differenza che costa un decimo. In sostanza, un reagente ce l'abbiamo già pronto, ma la pratica è ferma in qualche cassetto di Roma. E quindi abbiamo inviato al Ministero e alla Protezione Civile la preparazione dicendo che appunto ne potevano fare l'uso che ritenevano necessario in questo momento di emergenza, ovviamente, e che noi non avevamo ovviamente nessuna volontà di avere dei benefit economici o di altro tipo. La formulazione è stata sottoposta all'attenzione del Comitato Tecnico Scientifico e siamo ancora in attesa di conoscere la decisione finale. Allora, dovremmo avere in collegamento la professoressa Furlanetto. La professoressa Furlanetto è quella che avete visto in chiusura del servizio di Alessandra Borella. Alessandra ha parlato con lei e noi abbiamo detto: no, vabbè, ma invitiamola in studio e facciamoci raccontare la storia del reagente. Intanto ben trovata, professoressa. Grazie. Università di Firenze, Dipartimento di Chimica. Io sono rimasta molto colpita e molto interessata perché sentiamo dire che i tamponi, il professor Morrone, che è spesso nostro ospite, ci ha spiegato che è assai importante fare i tamponi. Abbiamo capito che per fare i tamponi servono i reagenti e abbiamo pure capito che è complicato averli questi reagenti. Quindi quando abbiamo sentito che voi siete riusciti a replicare la formulazione chimica di uno dei reagenti che servono per analizzare i tamponi, abbiamo detto evviva evviva, eureka, no? Dopodiché voi li avete proposti, tanto siete stati contattati da varie case farmaceutiche, vero? Sì, siamo stati contattati da diverse case farmaceutiche, imprenditori anche, sì. Che ve lo volevano comprare questo reagente. Non siamo mai arrivati a, diciamo, a definire niente, perché la volontà del nostro Ateneo è stata quella di mettere a servizio della comunità la formulazione che è doveroso dire è di un reagente, come è stato spiegato, certo, nel servizio. Uno dei cinque, no, che servono. Uno dei cinque che va per appunto per un certo tipo di strumentazione, è stato ben detto nel vostro, sì, servizio. E però mi sembra una roba, una cosa ben importante, no? Come, scusi? No, dico, però mi sembra un elemento importante, cioè è una cosa che ha il suo rilievo e so che anche l'avete offerta a varie regioni. Allora, sì, sicuramente è importante perché il reattivo, quello inattivante, quindi è quello che poi permette la successiva analisi, l'eluizione e poi l'analisi finale del virus. Quello che noi abbiamo fatto appunto è rendere pubblica il più possibile la nostra formulazione, salvaguardandone però appunto ogni possibile, diciamo, spreco o comunque utilizzo per fini commerciali. Cioè, non volete lucrarci su, per capirci. Non vogliamo né noi né che nessuno ce lo faccia. Senta, mi fa capire una cosa. Quale sarebbe, quanto grande sarebbe il risparmio dello Stato rispetto, diciamo, all'acquisto presso una multinazionale, che è quello che avviene attualmente, no? Per questo particolare reagente. Allora, il costo in termini di materie prime e di preparazione è basso, diciamo, non è assolutamente diciamo, impegnativo come costo ed è minore rispetto a quello che si trova in commercio. Questo ovviamente è dovuto al fatto che, come si vede anche dalle immagini che stanno passando, per ogni azienda ha bisogno di una strumentazione, di personale e tutto. In questo momento
noi abbiamo usato tutte le strutture dell'università e il personale dell'università. E quindi al momento il rapporto è 1 a 10, per capirci? Beh, sicuramente sì, sì, sicuramente sì, forse sì, sì. Voi avete inviato questa proposta dicendo guardate, abbiamo trovato la formula, abbiamo replicato la formulazione chimica di uno dei reagenti, l'avete mandata al comitato tecnico scientifico del governo e vi hanno risposto mandatecelo subito. No, ancora. Dunque, è andata al Comitato Tecnico Scientifico, noi l'abbiamo mandata al Ministero della Protezione Civile, è andata al Comitato Tecnico Scientifico e ci hanno fatto sapere che è stata messa all'ordine del giorno e che poi ci avrebbero fatto sapere. Nel frattempo abbiamo inviato ora, in questi giorni proprio, è fresca fresca la cosa, allo stabilimento farmaceutico militare che è a Firenze, che è normalmente impegnato quando si tratta di parlare di farmaci orfani o comunque di... No, io apprezzo moltissimo che la professoressa, lo vedete, no? Non si fa tirare da nessuna parte, non vuole fare nessun tipo di polemica, lei ci dà l'informazione, lei fa la studiosa, dice noi abbiamo trovato una cosa che può essere utile, il più possibile cerchiamo di metterla a disposizione, dopodiché Azzaro... Diciamo la tempestività e la capacità reattiva di chi ci guida mi colpisce sempre molto, no? Non so a lei. No, anche a me tantissimo. È il discorso che facevamo prima, no? È vero che il lockdown ha funzionato perché non poteva non funzionare, ma quali altre misure sono state prese? Soprattutto, come dici tu, con quale celerità sono state prese? Allora lì vediamo dei ritardi, una mancanza di prontezza nella risposta. Allora ricordiamo ai nostri telespettatori che ci sono almeno tra i 400 e i 1500 esperti arruolati da governo, regioni, io dico questa cifra varia molto a seconda dei conti che vengono fatti, comunque diciamo 1000 esperti che dovrebbero occuparsi di queste cose e invece sentiamo queste storie dove il ritardo, la prontezza invece viene a mancare e poi paghiamo noi e paghiamo in termini di sicurezza, in termini di anche tranquillità psicologica e sì, parliamo anche di PIL, Tiziana, purtroppo certo. Parliamo anche di questo. Sì, arrivo Alessio, voglio sapere dalla professoressa, voi quand'è che avete replicato questa formulazione chimica? Noi siamo arrivati alla formulazione, abbiamo saputo che funzionava il giovedì santo, quindi il giovedì prima di Pasqua abbiamo inviato al Ministero tutto il 15 aprile. Quindi il 15 aprile avete già inviato tutto, Alessio? Sì. E nel frattempo alcune realtà comprano i reagenti fuori dall'Italia, nello specifico certo. In Gran Bretagna, lo ha reso noto il sindaco di Bergamo, Giorgio Goro, una delle realtà più colpite dal Covid. Entro fine mese la provincia di Bergamo potrà contare su 4.000 tamponi al giorno, grazie a chi? A Rotary, ad alcune aziende private che a loro spese hanno acquistato attrezzature robotizzate negli Stati Uniti d'America e i reagenti in Gran Bretagna, quel che la regione avrebbe dovuto fare e non ha fatto. E nel frattempo voglio anche ricordare che oggi credo che il fatto riportasse questa notizia che in alcune regioni, il fatto citava la Calabria, i tamponi sarebbero nei frigo, in deposito in attesa dei reagenti e che dunque anche i numeri che noi sappiamo del contagio, perché attenzione c'è anche questo elemento, se tu non lo lavori il tampone poi non lo sai se i numeri dei contagi sono quelli che dici o se sono diversi, perché evidentemente non lo puoi sapere. Arditti, quindi riassumendo, a Bergamo le hanno comprati dove esattamente? In Germania, Alessio? In Gran Bretagna. La professoressa nostra ospite, la professoressa Furlanetto, ci ha detto che loro dal 15 hanno individuato questa formulazione chimica. Mi viene in mente che in Veneto Zaia con i reagenti sarà organizzato da gennaio e... Senti, avrei una domanda se possibile per la professoressa Furlanetto. Certo. Professoressa, intanto grazie per questo contributo, mi sembra molto interessante. Le chiedo però questo, voi avete fatto un lavoro di laboratorio e avete quindi individuato un modo per produrre uno di questi importanti reagenti senza passare dal circuito esistente già di approvvigionamento.
Però le segnalo un punto che magari avete affrontato, ma magari no. Un conto è capire come lo si potrebbe produrre. Altro è farlo su vasta scala, questo è il tema. E un conto è capire anche, che è un altro argomento, se esistono in Italia delle strutture, per esempio l'Istituto Militare che lei ricordava, che è a Firenze, che nasce come, con la sua funzione per le forze armate, che si è evoluta nel tempo, sapere se quell'istituto è in grado di produrne le robuste quantità che servirebbero per rifornire tutti i centri diagnostici. Cioè l'aspetto produttivo di questi reagenti non è secondario rispetto all'avere creato la formula chimica. No, è chiarissima la domanda. Io mi permetto di ricordare che la gara per i reagenti del nostro governo è dell'11 maggio, cioè di 2 giorni fa. Cioè non è che stiamo indietro. Stiamo indietrissimo. Ora dice però Arditti, bene che la professoressa ci racconti di come noi possiamo arrivare a questo reagente, ma abbiamo la possibilità in casa di farcelo poi? Prego, professoressa, su ampia scala. Allora, sì, abbiamo pensato anche a questo aspetto, non in modo poi operativo, ma siamo appunto, ci abbiamo pensato a questa cosa. La formulazione è molto semplice come tipo di preparazione e inizialmente quello che noi avevamo pensato, perché la nostra è stata una ricerca nata da una richiesta da parte del laboratorio, che dell'università che esegue i tamponi per conto di Regione Toscana, e quindi inizialmente abbiamo pensato che potevamo tranquillamente come università rispondere a questa problematica. Certo, su larga scala, come dice lei, a livello italiano noi non saremmo in grado, per questo avevamo passato la cosa al Ministero e ora l'abbiamo passata allo stabilimento farmaceutico militare, proprio perché all'interno di un'azienda farmaceutica questo può essere tranquillamente fatto, perché la formulazione, ripeto, è semplice. Ora, nasco come chimico farmaceutico, quindi provengo proprio dal mondo farmaceutico e quindi la sua sensazione è che si potrebbe produrre serenamente anche su vasta scala dal momento che è abbastanza semplice la formulazione. Sicuramente si può fare. Perfetto. Sicuramente si può fare in un'azienda. Mi pare assai rilevante, lo ribadisco, la gara per i reagenti del nostro governo è stata fatta l'11 maggio, professore, me lo conferma? Davanti un po' prima. Va detto, Tiziana, con un pizzico di ironia, che però è anche un po' amara, che molto spesso le multinazionali le soluzioni semplici non le amano particolarmente. Ho capito, ma magari noi sì però. Ed è per questo che una vicenda come quella di Covid-19 impone a molte nazioni di riconsiderare fare da soli in alcuni passaggi, come l'Istituto Militare probabilmente dovrebbe, che peraltro ha nella sua funzione quello di rendere le forze armate autosufficienti nell'approvvigionamento di molti materiali. Il senso ultimo è proprio quello, no? Sentire anche il professor Morrone sul punto, che voleva intervenire. Noi abbiamo fatto diverse gare. Adesso abbiamo fatto la gara per i test sierologici, per fare uno studio di prevalenza sul paese e nelle regioni. Noi avevamo già i tamponi, abbiamo i sieri, abbiamo le macchine, abbiamo alcune forme di test per poterli fare. Il problema è che ha ragione la professoressa. Io mi rendo conto, ha fatto un ottimo lavoro. In Italia noi abbiamo questi uffici di Transfer Technology Office, cioè gli uffici per il trasferimento tecnologico delle scoperte vengono fatte nelle università, negli istituti di ricerca, che hanno dei tempi un po' lunghi effettivamente, perché hanno necessità di un riconoscimento con i lavori pubblicati sulle riviste scientifiche. E dall'altra parte, come dice la professoressa, riconoscimento da parte del Ministero, cioè degli enti regolatori. Poi si può fare questa cosa, nel senso, una volta che è riconosciuto questo, tra l'altro l'Istituto Farmacologico di Firenze secondo me noi siamo sempre in ritardo, perennemente in ritardo, e io insisto, sia dal punto di vista economico che dal punto di vista sanitario, in questa situazione il tempo non è una variabile secondaria, è una variabile assai rilevante. Andiamo in pubblicità, ci vediamo tra pochissimo anche con le questioni economiche. Professoressa, grazie per essere stata con noi. È stato veramente un piacere. Poi seguiremo l'evoluzione di questa notizia. Andiamo in pubblicità. Buonasera. Grazie a lei.
che non si combatte è la fame. Parallela alla fame c'è l'indifferenza, parallela all'indifferenza c'è l'abbandono. Ma noi ci possiamo aiutare, ma come ci possiamo aiutare? Io mangio, siediti, mangi anche tu. Ma se io mangio una fetta di carne, tu ti mangerai la mia metà di fetta di carne. Ma dopo di quello, cioè tu non hai bisogno solamente di mangiare. Allora, a Scampia la situazione oggi è un po' critica, perché qua ci sono le persone che hanno molto bisogno, sia di lavorare sia di mangiare. Qua ci aiutiamo fra di noi, ma non per l'aiuto dello Stato, perché noi ci capiamo nella vela. No, io ho paura delle conseguenze, non del coronavirus. Più della fame. Mio fratello è un pizzaiolo e sta a spasso, mia sorella è una cuoca senza lavoro, mio figlio è un camettiere senza lavoro. Io sono una collaboratrice, mi arrangio a nero, collaboratrice domestica, adesso tutto fermo. Qui nelle vele ci stanno un sacco di famiglie senza residenza, perché chi non ha residenza non accede, c'è la fame. Io lavoravo, un giorno faccio una cosa, un giorno un'altra. Se non si muore di virus si muore di fame, perché non puoi andare a lavorare, come fai a vivere? Ci si aiuta passando pure ad esempio un semplice, una scatola di pomodoro, il prezzemolo, l'addore, no? Ogni persona qua ha del pane, del latte, della farina, del pomodoro, di olio, le cose più essenziali. È una cosa brutta, è una cosa che non ti può descrivere, perché c'ho un nipote di 5 anni che vive con me e poi c'è una ragazzina di 16 anni, c'ho un figlio di 21 anni che non lavora a causa del coronavirus. Io ho trovato rifugio qua alle vele grazie ai miei amici, dove potevo rifugiarmi, perché uscendo da tanti anni di carcere io non avevo più casa, non avevo più niente, mi sono rifugiato qua. Sono illegale, perché comunque io sono un occupante abusivo, però adesso ho una mia dignità. Hai bisogno di guardare in faccia la tua famiglia e dire: non hai le scarpe? Le compriamo. Ma se questo non lo puoi fare, tu non hai dignità come capofamiglia e la dignità ti fa fare brutte cose. Io adesso, prima di mangiare, mi assicuro che Salvatore ce l'ha, Lorenzo ce l'ha, Luigi ce l'ha, e se casomai non ce l'ha, quello che c'ho io lo dividiamo in due. Perché siamo adesso siamo diventati un'unica famiglia. Voglio ripartire da Angela Azzaro, perché poi il racconto di alcune realtà mi verrebbe da dire quale fase 1, fase 2, cioè paradossalmente siamo oltre le fasi, no? È come se il Covid avesse fatto emergere ancora di più le difficoltà del paese, avesse accentuato già il malessere che c'era. Sì, hai detto bene Tiziana, questo servizio racconta un'Italia che era già impoverita e che già non sapeva come andare avanti. Il Covid ce la fa vedere nella sua drammaticità ancora più forte, ci fa capire quanto è critica la situazione, ma io quello che temo purtroppo è che quella fascia di povertà crescerà sempre di più. Noi stiamo andando incontro a un periodo durissimo, quindi attendiamo con grande paura, timore, ma anche speranza il decreto che sarà approvato oggi dal Consiglio dei Ministri. Attendiamo i passi dell'Europa, perché vedi senza l'ottimismo dell'Europa... dell'Azzaro che sarà approvato oggi, non è che c'è un dubbio, spero. L'Azzaro spero, è che noi ormai lo trattiamo, diciamo, con una certa prudenza il tema. Beh, se non abbiamo certezze così, se non dovesse accadere, a quel punto veramente c'è da più che da incupirsi, da arrabbiarsi, perché lo attendiamo da mesi, quindi io do per scontato che, come dici tu, che sia oggi, perché sennò veramente sarebbe un ritardo. Andiamo da Luca Sappino, vediamo se ci sono notizie. Luca?
No, tanto per dirti, io sono a metà strada tra Chigi e il Parlamento in Montecitorio, è appena passato Spadafora che deve fare un'informativa alla Camera. L'ottimismo era lo stesso di Azzaro, cioè si dà per certa l'approvazione oggi del decreto, che pure però è soggetto alle ultime limature. Per questo io, diciamo, c'è una qualche difficoltà all'addentrarsi nella descrizione di quelli che sono effettivamente i provvedimenti finanziati. Sappiamo però alcune cose, che c'è ad esempio 1,5 miliardi sul reddito d'emergenza, che sarà tra i 400 e gli 800 euro, che ci sono 10 miliardi per finanziare cassa integrazione straordinaria, ma anche 5 per finanziare la cassa integrazione del Cura Italia, che erano rimasti scoperti, quindi del decreto di marzo. Poi ci sono tanti aiuti anche sul fronte delle imprese, 2 miliardi per le riaperture a norma di prevenzione Covid, ma anche, diciamo, appunto nel dettaglio dei commi escono misure nuove, c'è una detrazione del 30% per chi dovesse investire, entrare quindi nel capitale di aziende che hanno fatturati tra i 5 e i 50 milioni, quindi i fronti sono moltissimi, speriamo che questa sera si metta un punto. Va bene, vediamo se stasera riusciamo ad avere il decreto e poi insomma avremo tutto il tempo di guardare capitolo per capitolo. Credo che siano 700-800 pagine, adesso arrivo tarditi, quindi ha voglia a ragionare. Alessio? Nel frattempo stasera qualcosa succederà, caro Sappino, quindi la serata sarà lunga comunque, perché le linee guida... Esatto. Le linee guida sono complete, saranno trasmesse alle regioni questa sera, lo ha detto il ministro per gli affari regionali Francesco Boccia parlando alla Camera poco fa, quindi le linee guida che dovrebbero abbozzare e definire le future riaperture e le modalità di riapertura. Tra le quali, per esempio, gli stabilimenti balneari. Adesso noi ci arriviamo, vi facciamo vedere perché abbiamo già delle indicazioni. I parrucchieri, quali tiene particolarmente adesso, insomma... diciamo che quello è un altro capitolo, però una parola Tarditti la vorrei far dire sulla questione delle misure economiche. Noi abbiamo visto Scampia e lì stiamo parlando di una situazione che era già prima del Covid, una situazione complicata, difficile. Abbiamo detto che il Covid ha esasperato alcune situazioni, però diceva bene Lazzaro, noi avremo dei nuovi poveri. E quindi si tratta di capire se le misure economiche sono sufficienti a dare risposte a loro e anche però a rimettere in moto l'economia. Cioè di certo devono fare abbastanza un miracolo con questo decreto rilancio. Pensiamo soltanto, visto che siamo alla metà del mese di maggio, quanto conta l'economia del turismo nelle nostre regioni meridionali. Ed è già evidente a tutti che quest'annata 2020, soprattutto per quanto riguarda il turismo internazionale, è sostanzialmente un'annata persa. Quindi noi abbiamo davanti un semestre molto difficile. Il provvedimento di oggi, io sono pressoché certo, ed sono anche le mie piccole informazioni, che oggi troverà la sua approvazione nel Consiglio dei Ministri. Segnalo però un punto che può apparire tecnico, ma che in realtà è di... a mio avviso di clamorosa rilevanza. Il Consiglio dei Ministri oggi varerà un decreto legge. Molti degli aspetti toccati, quelli di carattere fiscale, sì, tanto per fare un esempio, hanno una serie di tecnicalità non banali. Bene, la gran parte degli operatori economici, anche se il decreto legge entra in vigore non appena pubblicato in Gazzetta Ufficiale, tutti gli operatori economici professionali sanno molto bene che il decreto legge è soggetto a modifiche del Parlamento nell'iter di approvazione. Di conseguenza, tutti considerano definitivo questo insieme di norme contenute nel decreto solo ad approvazione finale. Siccome ai sensi della nostra Costituzione i tempi sono 60 giorni per la conversione in legge del decreto, peraltro reiterabili, io credo che il Governo e la maggioranza, che ha ampi numeri in Parlamento, farebbero bene a fare un passaggio parlamentare rapidissimo e giungere a una approvazione definitiva alla Camera e al Senato delle conversioni in legge di questo decreto, non lasciando passare i 60 giorni. No, ma perché sennò vuol dire che ci ritroviamo col massimo, provvedimento, cioè non esiste, completato a metà luglio, facendolo subito, perché altrimenti questi 2 mesi saranno, siccome sugli aspetti fiscali, del lavoro o di molte altre cose, i dettagli tecnici sono fondamentali, perché basta spostare una parolina o un numero, noi rischiamo di consegnare molte delle partite economiche a una sorta di limbo
che potrebbe durare 60 giorni. E lo che io credo vivamente. Il paese non si può permettere. Mi fate sentire se c'è al telefono Claudio, che sta aspettando di poter parlare con il professor Morrone. Vediamo. Claudio. Sì, buonasera. Ben trovato, prego. Ben trovato finalmente. Salve a tutti i presenti. Volevo soltanto chiedere al professor Morrone alcune cose, precisamente questo. Mia moglie per suo scrupolo l'altro giorno ha fatto un test sierologico, l'ELISA, ed è risultata positiva per le CG e per le GM. Abbiamo attivato immediatamente il nostro medico di casa, e la quale ha attivato l'ASL, per cui. E vi hanno prenotato il tampone? Prego? Vi hanno prenotato il tampone? Sì, a tutte e due. Ora, dopo quello che ho visto in televisione adesso nel vostro servizio, sorge spontanea la domanda. Prima, come mi devo comportare io, che ancora non ho fatto nessun tampone e non so se sono positivo o negativo? Sì. Se aspetto l'esito del tampone, oppure quando lo faccio e poi aspetto l'esito del tampone, visto quello che avete fatto vedere voi, come mi devo comportare? Posso uscire, non posso uscire? Non so che cosa fare, devo dire francamente. Chiarissima la domanda, Claudio. Adesso do la possibilità al professor Morrone di rispondere. È 54, c'ho un tassativo, vado in pubblicità, professore. E lei risponde, pare che il tema sia molto chiaro. Moglie positiva al test, lui il test non l'ha fatto, ma hanno richiesto per tutti e due il tampone e nel frattempo, perché è lasciato alla libertà di ciascuno, vediamo come funziona dopo risposta. La pubblicità. Eccoci qua di nuovo in studio. Allora, è rimasto con noi il professor Morrone che deve una risposta a Claudio. Adesso arrivo. Ringrazio Angela Azzaro e Roberto Arditti che ci accompagnano in questa puntata. Ci raggiungerà tra poco il professor Celotto per rispondere a tutte le vostre domande relative alla fase 2. Fra pochi giorni saremo alla fase 2 e mezzo. Io non lo so più in che fase siamo. Comunque dal 18 ci saranno delle novità e quindi ulteriormente ci servirà l'aiuto di Celotto. Ma intanto potete prenotarvi Alessio. 0601 90 80 96 oppure potete scriverci su Twitter allo stesso hashtag che usate per il professor Morrone, all'esperto chiedo. Devo arrivare da Alessio Schiesari, intanto vedo il mare piuttosto mosso. Alessio, arrivo subito da te, però prima, professore, vogliamo dare la risposta a Claudio? Claudio aveva chiesto, mia moglie ha fatto di sua iniziativa un test sierologico, è risultata positiva, a quel punto abbiamo chiamato il medico di base che ci ha prenotato il tampone sia a mia moglie che a me, sto facendo la parte di Claudio. Nel frattempo, che dobbiamo fare? Possiamo uscire serenamente? Come ci dobbiamo comportare? No, mi dispiace dirgli che non può uscire serenamente, deve stare in casa. Almeno la moglie, perché no, lui non l'ha fatto. Anche lui, perché essendo il test sierologico positivo per IgG e IgM, certamente la signora o è stata malata o lo è ancora. Malata. E quindi lui, come contatto diretto, deve stare in quarantena. Come la signora. Quindi quarantena sia per Claudio che per la moglie di Claudio. Alessio, che succede? Due notizie. La prima riguarda il caso di Silvia Romano, la cooperante che è tornata nel nostro paese dopo 18 mesi di prigionia in Africa. La polizia scientifica sta svolgendo dei rilievi nel suo appartamento di Milano, il condominio al primo piano. La polizia è stata chiamata dopo aver trovato sul davanzale dell'appartamento di Silvia dei cocci di bottiglia. Gli accertamenti sono in corso, non si esclude alcuna ipotesi, può essere che la bottiglia sia stata lanciata dal basso o anche da un piano superiore. È una notizia che non ci fa assolutamente piacere dare. No, direi di no. E poi una notizia che riguarda invece la seconda parte della fase 2, la 2,5, 2,3 quarti. Prima di giugno non ci si sposterà. La fase 2,3 quarti non è male. È una citazione di Harry Potter, quindi si vola altissimi. Prima di giugno non ci si sposterà tra le regioni, lo ha confermato il ministro per le autonomie Francesco Boccia.
In ogni caso, aggiunto, sarà più facile garantire una relazione tra regioni a basso rischio, sarà molto più complicato consentire il passaggio dei cittadini da una regione a basso rischio a una ad alto rischio. Ad alto rischio. Voglio capire una cosa, Alessio, rispetto a quello che deve succedere in spiaggia, è già tutto definito? O avremo informazioni più precise nei prossimi giorni? Ci sono i documenti di INAIL. Puoi anche rispondere che non lo sai, talvolta. Ci sono dei documenti di INAIL, sì. La certezza arriverà questa sera. In ogni caso io vedo Alessio Schisari che ne sa una più del diavolo. Allora, Alessio Schisari, perché quello che io so al momento è che sarebbero uscite le linee guida dell'INAIL e dell'Istituto Superiore di Sanità, che darebbero le indicazioni sulle distanze alle quali si devono attenere i gestori degli stabilimenti balneari, ad esempio. Immagino che in funzione di quello anche chi va nella spiaggia libera deve rispettare determinate misure. Prego Alessio, facci capire in che cosa si traducono. Ci dovrebbero essere delle indicazioni anche del Corriere della Sera. Vai. Sì, Tiziana, allora guarda, intanto ti faccio vedere quello che ti ho fatto vedere un pochino prima. Questa è la spiaggia 2019. Sono qui con Alessandra Galimberti, poi ti faccio parlare con lei, che è l'imprenditrice balneare. Sì. Queste erano le vecchie distanze. Allora, l'estate scorsa, Alessandra, tra un ombrellone e l'altro teneva una distanza, lo vedi, di 2,70 metri. Allora, e adesso indicazioni non che va arrivano bene, adesso diventano 5, no? Allora, non esattamente Tiziana, ma dipende dalla fila, se è orizzontale o se è verticale. Cosa c'è scritto nel documento? Ancora grazie Alessandra, questa è la spiaggia del 2020, tra un ombrellone e l'altro, non più 2,70 metri, ma 4,50 metri. Questo è quello che prescrive il governo, ma ove mai... si trattasse di file differenti, la distanza deve arrivare addirittura a 5 metri. E ho esaurito il metro, cioè, che ho comprato stamattina. Aspetta, allora, adesso che già mi sono persa, fermati, che poi c'è pure il vento. Cioè, chi sta alla mia destra o alla mia sinistra deve stare al massimo, al minimo, a 4 metri e mezzo di distanza, chi sta avanti o sta dietro deve stare minimo a 5 metri di distanza, è corretto? Esattamente, la distanza tra un ombrellone, sì, e quell'altro. Questo è quello, questi sono proprio i dati che escono, che sono usciti dal documento. Allora io sono qui con Alessandra e con il suo staff, lo vede alle sue spalle, da sinistra a destra. C'è Lorenzo che è dalle 7 di questa mattina che lavora per noi, per allestire la spiaggia 2019-2020, lo voglio ringraziare. C'è Marco che in un'altra parte del documento di cui stiamo parlando, lui è un bagnino, non potrà più effettuare la ventilazione, ovvero la respirazione bocca a bocca, perché non si potrà più fare, neanche se una persona ha avuto, è rimasta in mare e ne ha bisogno. E poi là in fondo c'è Lorenza, no, che ha avuto scusami, qualche settimana abbi pazienza, Leonardo, se una figlia, persona si sente male in mare, che fa il bagnino? Lo guarda e lo saluta affettuosamente? Lo può recuperare, si può fare massaggio cardiaco, ma non si, dopo se vuoi recupero il documento, ti leggo esattamente che cosa ha previsto, cosa dice il documento tecnico, però la sostanza è ok alla ventilazione, scusami, ok al massaggio cardiaco, no alla ventilazione bocca a bocca. No, scusami un secondo, che c'ho qua Morrone, approfitto di lui, però... professore. Non so, magari è una mia fantasia, però io, diciamo, mi sento più tranquilla se mia figlia è in acqua, c'è il bagnino e ove mai succedesse qualcosa il bagnino fa tutto quello che deve fare, ma proprio tutto. Non è necessaria la respirazione? In questo primo studio si dice che in realtà il massaggio cardiaco andrebbe fatto e la respirazione andrebbe osservata dai movimenti del torace. Questo per salvaguardare sia la persona che si è tuffata, sia il bagnino, perché uno dei due potrebbe teoricamente infettare l'altro. Però ci sono tante altre modalità di intervenire. Infatti il documento parla dell'Italian Resuscitation Group, cioè questo gruppo di studio di rianimatori che fanno questa attività, che danno delle indicazioni. Ora, questo poi significa che il bagnino dovrà fare anche dei corsi. Un corso di aggiornamento. Un corso di aggiornamento, che gli permette di regolarsi in funzione, esatto, di questa novità. Però esiste anche un pallone particolare ventilatorio che si può utilizzare
Lei ha notizie di qualcuno che farà questi corsi? Ma dovranno farlo sicuramente, io credo, perché già loro facevano dei corsi particolari, non con queste caratteristiche di evitare il contagio. Punto. Questo prevede il documento che noi tutti abbiamo letto, che abbiamo visto, eccetera. Adesso poi sicuramente ci facciamo aiutare da Alessandra, perché ogni regione ha delle indicazioni particolari. Lo stabilimento, magari se già informata e qualcosa ci può dire. Alessio, Alessandra Galimberti? Galimberti, sì. Ben trovata. Allora, per quanto riguarda la respirazione, ben trovata Tiziana. Per quanto riguarda la respirazione, solitamente si adottava il pallone ambu, quindi anche in questo caso andremo ad adottare quello, quindi non ci sarà un contatto fisico, diciamo, ma utilizzeremo un mezzo meccanico. Per cui almeno quello in qualche modo lo risolvete. Invece, quanto le sono simpatiche le nuove distanze tra gli ombrelloni? Neanche un poco mi sono simpatiche, anche perché abbiamo fatto già la considerazione da questo lato di spiaggia. E io lo scorso anno montavo 22 ombrelloni, con le nuove disposizioni ne andrò a montare 7. Quindi ci sarà tutta una perdita economica derivante proprio da pochi ombrelloni che potremo posizionare, ma soprattutto tutto l'indotto poi, cioè chi si ferma nella ristorazione, chi consuma al bar. Certo. Quindi è tutto un meccanismo che poi si andrà a mettere in circuito. Il che significa anche che plausibilmente lei dovrà rinunciare ad alcune delle persone che al momento invece lavorano con lei. Sicuramente, sicuramente. Noi viaggiavamo intorno ai 20 dipendenti, sicuramente quest'anno, se mantengono questo standard, ne potrò assumere 6 fra di loro. Non so come fare, come scegliere, cioè a chi dire che non verrà a lavorare con me. Ed è dura la cosa, non è una cosa semplice, ma soprattutto perché le distanze che hanno dato, nella ristorazione hanno dato i 2 metri di distanza fra i tavoli. Sì. Non capisco perché invece la distanza degli ombrelloni è così importante, cioè sale a 4,50 metri, nonostante siamo fra l'altro all'aperto, quindi neanche in un luogo chiuso. Quindi sì, c'è una discriminazione nei nostri confronti per queste normative. Allora, queste linee guida. Aspetti solo un attimo, Alessandra, perché voglio sentire anche i miei ospiti. Alessio, aiutami con le cose che sappiamo per il momento, no? C'è questa cosa del distanziamento, poi... Esatto, col cartello numero 2 vediamo le altre normative che sono allo studio. Docce e spogliatoi con sanificazione regolare. Cibo da asporto, ci saranno le stesse regole dei bar. Quindi io posso andare, ma poi lo devo consumare, non lo posso consumare lì. Esatto. Posso prendere le cose, ma non consumarle lì. Cibo da asporto, l'abbiamo detto. Spiagge libere e scogli, sarà vietato l'assembramento. Poi braccialetti, app e steward a seconda delle regioni. E poi per le piscine si applicheranno le stesse regole della spiaggia. Ricordiamo anche che si è parlato di prenotazione, alle app sono citate o i braccialetti, per evitare in qualche modo che ci siano troppe persone nei lidi. Che vadano contemporaneamente, esatto, sul lido. E, Alessio, ricordo male oppure c'era anche il tema che non si possono usare gli asciugamani? C'era il tema che non si possono usare. Credo fosse controllo delle postazioni e la sanificazione collegata alla presenza degli asciugamani. E Arditi, viene un sacco di voglia di andare al mare, no? Beh, allora, la primavera che abbiamo vissuto ha presentato un'emergenza sanitaria oggettiva. No, no, ma infatti quindi... non è che semplicemente osservi e dici, in effetti... A queste condizioni magari ci abitueremo, esatto, perché poi siamo esseri ora, che si abituano a tutto, però... Vorrei segnalare che pur in presenza di questa emergenza sanitaria con la quale dovremo fare i conti inevitabilmente, e scelgo volutamente l'espressione dovremo fare i conti, tutte le voci di cui abbiamo parlato, compresi i corsi di aggiornamento, visti con gli occhi di un'azienda, sono costi da sostenere. Cioè, e certo, la sanificazione, meno più distanza tra i tavoli, quindi meno tutti tavoli, costi, più distanza tra gli ombrelloni, quindi meno ombrelloni. Per loro sono tutti costi. Sono tutti costi per le aziende. Certo. Tutti. E questo renderà molti degli operatori
magari quelli collocati in posizioni meno fortunate, perché non è che devo spiegare io che le spiagge non sono tutte uguali, no? E non è che l'affitto dell'ombrellone può essere messo allo stesso prezzo in tutte le spiagge d'Italia. Chi era, diciamo, in equilibrio con poco margine, con poco utile, perché un conto è Portofino e un conto sono gli altri posti in giro per l'Italia, no? Bene. Chi era ai limiti del margine di utile piccolo ha elevata probabilità di non starci dentro. Questo noi lo dobbiamo capire fino in fondo. Chiaro, chiaro, chiaro. E tant'è e che molti stanno già dicendo cosa. Piuttosto non riapro semplicemente. Cioè, piuttosto il tema non è riapro quello. E ricordiamoci che il primo provvedimento, che a volte magari anche esagerando, perché poi ci sono imprenditori più virtuosi e meno virtuosi, ma il primo provvedimento che in aziende, soprattutto che non lavorano 12 mesi all'anno, ma magari con una stagionalità forte, il primo provvedimento che in azienda si prende riguardo il personale, non ci si facciano illusioni su questo. No, io tra l'altro voglio sottolineare un passaggio di Alessandra, perché Alessandra dice: io ho 20 persone che lavorano con me e io plausibilmente con le nuove regole non li potrò tenere tutti. E io capisco perfettamente il disagio di dover decidere a chi dico che non è la stagione per lui, che quest'anno non c'è lavoro. E insomma, non è facile, è complicato. Tra l'altro anche questi danni conteremo poi, professor Morrone. Anche se in questo caso di chi deve dire non venire a lavorare e di chi si sente dire che non deve lavorare. Sarebbe da dire lavoriamo tutti, lavoriamo meno. Come, ho capito, però ma non è già poco poco. No? Ci sono delle competenze diverse, immagino. Appunto, appunto. Però lì è necessario che lo Stato intervenga con un investimento a fondo perduto, perché altrimenti ci ritroveremo, queste persone non lavorano, malate. È questo. E quindi l'impoverimento determina un livello di malattia molto grave. Io capisco che la sicurezza sanitaria ha dei costi, ma devono essere a carico dello Stato. Ma quello che si chiedeva Alessandra a proposito dei 4 metri e mezzo e 5 metri, c'è una spiegazione scientifica perché che ci sfugge. Perché sotto l'ombrellone ci sono più persone. Ma quelle vivono a casa insieme, professore. Esatto, allora ci sono 2-3 persone. Allora quello spazio è stato individuato dai tecnici perché dia ampie garanzie che ci sia poi uno spazio di almeno 1,80 m, 2 metri tra una persona e Alessandra, l'altra. Se capisco bene, dice il professor Morrone, sotto l'ombrellone c'è un nucleo familiare, mettiamo di 2-3 persone. Siccome non stanno fermi come manichini e plausibilmente un po' si muovono, avere i 4 metri e mezzo o i 5 metri è garanzia del fatto che conservino sempre i 2 metri. Io non so se questo la può consolare, i 2 metri di distanza, però certo questa plausibilmente è la spiegazione. No, non ci... Non ci consola questa disposizione. Diciamo che comunque i nuclei familiari ormai in questi mesi sono stati bravi ad imparare le regole comportamentali che non debbono certo da noi poi essere continuamente riprese. Sanno già come comportarsi. È vero che sotto un ombrellone c'è una famiglia, quindi di solito sono il genitore, cioè il papà e la mamma, non più persone, quello sicuramente. Cioè, chi durante il weekend si vorrà aggregare alla famiglia dovrà poi prendere un'altra postazione, non potrà andare lì sotto. Magari potremmo dire sotto un ombrellone possiamo utilizzare solo 2 lettine, potremmo risolverla anche in questo modo. E mi volevo anche ricollegare alle app di prenotazione. Noi ci stiamo già muovendo in questo senso, anche perché io faccio il delivery ed utilizzo già le app per le prenotazioni. Alessandra, che estate sarà l'estate 2020? Me la definisca. L'estate 2020 sarà un'estate noiosa e triste, perché non ci sarà consentito poter fare né serate musicali, né dei pranzi musicali, né dei aperitivi. Quindi sarà un'estate, diciamo, un pochino così sottotono, sicuramente.
entrate. Alessio, dimmi che numeri potremmo si prevedono per Benalessandra. Un calo del 65% del giro d'affari e ricordiamo che il 38% di questo business era afferente a persone straniere che arrivavano nel nostro paese e frequentavano le nostre spiagge e i nostri lidi. E allora c'è chi decide di andare al mare e chi già prima decideva di andare in montagna, ma sarà meglio la montagna e poi arrivo da Lazzaro, ma andiamo a Cortina. Tranne il supermercato, gli alimentari, questo è tutto chiuso ancora per il momento. Lo intravediamo, questo è un bellissimo negozio che aprirà a fine giugno. Mi sembra di essere in un paese fantasma, non mi piace per niente. Non ho mai visto colline anche nel fuori stagione. Intanto il caffè ce lo danno, no? Ce lo portiamo via, ma almeno un caffè lo riusciamo a prenderlo. È già un segnale di ripresa, speriamo. Guardi, ne stavamo parlando proprio adesso però con un amico collega qui, il libraio. Io ritengo che la montagna avrà una grande opportunità, secondo me, rispetto al mare, perché qua in montagna è più facile mantenere le distanze. Ci saranno, secondo me, come in tutte le cose, grandi problematiche, ma anche grandi opportunità. Allora, speriamo che sia così, poi Cortina è una realtà di seconde case, dunque comunque speriamo che arrivi gente. Mancano o mancherebbero 270 giorni, 9 ore, 34 minuti, 55 secondi al campionato del mondo di sci qui a Cortina. L'altro bancone qua, mette là. L'altro bancone là, i tavolini poi li spostiamo qua. Esatto, scusate, sono la chiamata da Ibiza. Fatto un po' anche da architetti in questo periodo, eh? Forza, bisogna inventare tutto, perché sennò questo è, diciamo, uno dei locali dove la gente si trova anche in stagione per l'aperitivo, è un must qua a Cortina. Facevamo proprio tante feste con i DJ, eccetera. Adesso bisogna cambiare rotta, ora bisogna puntare più sul takeaway, sul delivery. Più panini e salsiccia e meno spritz, purtroppo, è così. Era un posto per teoricamente 20-24 persone, ci stavano, ne mettiamo 2, 4 e 6. Una sala da 120 persone, 40-46 persone. E piano piano stanno disdicendo tutti gli stranieri. Noi li teniamo ancora perché i gruppi hanno da release a 30 giorni, però sappiamo benissimo che stanno andando via, sfumano. E piano piano arrivano prenotazioni per 15-20 giorni ad agosto di persone che decidono di fare le vacanze qua a Cortina, e quindi bisogna essere ottimisti, dai. Bisogna essere ottimisti. Adesso arrivo da Angela Zaro. Nel frattempo però la notizia che ci dava Alessio a proposito di Silvia Romano e di quello che sta accadendo alla sua abitazione, Elena Testi è andata a verificarla. Elena, che succede? Sì, vi faccio vedere perché è appena scesa la scientifica, adesso è risalita, stanno facendo i primi rilevamenti, vedete ci sono dei numeri a terra, quelli sono i cocci che insomma sono stati trovati, in teoria sembrerebbero pezzi di vetro, noi chiaramente non ci possiamo avvicinare perché sono in corso delle indagini, è stato denunciato da un vicino di casa che sono stati trovati dei pezzi di vetro sulla sua terrazza, presumibilmente questi potrebbe essere stato tirato un oggetto tipo una bottiglia che poi è chiaramente ricaduta a terra, quindi adesso si cerca di capire se era indirizzata Silvia Romano, perché questa è l'abitazione. Intanto vi faccio vedere che sta tornando la scientifica che è entrata all'interno del palazzo per fare tutti gli accertamenti dovuti e chiarire che cosa è successo, quindi se è stato tirato effettivamente un oggetto per intimidire la giovane cooperante che insomma è stata liberata pochi giorni fa e di cui abbiamo raccontato il ritorno a casa sua pochissimi, insomma lunedì scorso, ecco, stanno prendendo un metro, stanno cercando insomma di prendere le misure del portone, chiaramente per capire se quel lancio era diretto effettivamente in base alle distanze alla casa di Silvia Romano. Per adesso non escono molte indiscrezioni, chiaramente perché
si chiede la massima cautela perché potrebbe essere anche un oggetto, ovviamente non escludendo nessuna ipotesi, magari non lanciato verso di lei, però diciamo questa per adesso è l'ipotesi meno accreditata. Ecco. E, scusami Elena, aiutami a rimettere in fila un po' gli eventi. Dunque, noi lunedì avevamo raccontato in diretta il rientro di Silvia a casa. Sappiamo che Silvia era rientrata in realtà il giorno prima in Italia, era arrivata a Roma e poi da Roma lunedì era rientrata a casa sua a Milano. A Milano c'erano un po' di persone ad aspettarla, gli amici, il quartiere, c'erano tantissimi fotografi, operatori, e poi è partito però, diciamo, chiedo aiuto anche a Lazzaro per raccontare il clima che è andato maturando. È partita la polemica politica sul riscatto pagato, è partita la polemica politica per l'abito che Silvia indossava al suo rientro, e poi sono partiti gli odiatori. È partita una vera e propria campagna d'odio, giusto Angela? Sì, purtroppo sì Tiziana, esattamente così. Quindi io spero che questo episodio non sia veramente un atto contro Silvia, però se fosse così ci sono dei responsabili, e sono coloro che chi ha responsabilità politica, chi ha ruoli politici e continua ad alimentare questo clima d'odio. Ma sì, diciamo che oggi si è distinto un parlamentare della Lega che ha dato della terrorista. Questa cosa è gravissima. Intervenendo in aula, credo alla Camera. Alla no? Camera è stato ripreso alla da Mara Camera. Carfagna, c'è stata bagarre, e, insomma, eccolo lì, vedete. Questo è un fatto gravissimo, cioè chi sta nelle istituzioni deve abbassare i toni, non creare un clima di odio che è veramente in un paese civile intollerabile. Va anche detto che la Lega con Salvini in testa ha preso le distanze, no? da queste affermazioni, è corretto Alessio? Ora cerchiamo anche di recuperare dichiarazioni precise. No, lo dico per dare l'informazione completa rispetto alle cose che sono accadute. Però certamente si è generato un clima particolare, e allora chi ricopre degli incarichi istituzionali deve avere la prudenza e l'attenzione di svelenire il clima, evidentemente. Poi Tiziana, anche noi cittadini, le cittadine di questo paese, non è possibile che ogni volta una qualsiasi diversità, qualsiasi cosa che percepiamo come distante dalla nostra cultura diventi motivo per lanciare la prima pietra, per odiare. Cioè, tutti gli insulti a Silvia non ci fanno onore, quindi giusto, io sono la prima a dare una responsabilità a chi ricopre ruoli istituzionali, ma dico anche agli italiani, alle italiane, basta con questo odio, non ci fa onore. E, torniamo con le immagini, siamo già tornati. Elena, abbiamo qualche ulteriore notizia? Vedo che stanno prendendo le misure, insomma, che stanno facendo tutti i rilievi, sì, che evidentemente sono necessari, no? Stanno facendo tutti i rilievi, la bottiglia è stata lanciata al primo piano, la denuncia è partita da un vicino di casa che ha immediatamente chiamato la polizia, perché chiaramente in questi giorni l'allerta era massima. Ricordo che era stata paventata persino, insomma, la scorta, perché effettivamente gli insulti social erano arrivati. Per questo motivo si cercava di capire come proteggere questa giovane cooperante. Certo è che adesso questa ipotesi forse si fa ancora molto 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 più vicina, perché effettivamente, insomma, dai rilievi che stanno facendo sembrerebbe che questa bottiglia sia vicino a quella finestra da dove Silvia Romano ha salutato nel momento in cui Silvia è tornata finalmente a casa. Chiaro. Esatto, proprio così. Quindi si fa sempre più vicina all'ipotesi che possa essere stata indirizzata a lei, non escludendo chiaramente nessuna ipotesi, perché noi non possiamo dire attualmente che è certamente così, e questo lo ribadisco, Tiziana, per questione di onestà, ma nel senso certo, che bisognerà certo vedere dalle indagini. Ma certo, siamo qui che raccontiamo le cose intanto che succedono, quindi non è che ci possiamo inventare, ed è bene che non ci inventiamo nulla, diciamo così. Allora, voglio andare poi anche da Arditti, però prima...
Saluto e ringrazio Alessandra, alla quale dico buona fortuna e buona vita. Speriamo che riusciate a trovare un modo, ma sono certa che è così, perché poi insomma chi lavora trova sempre delle soluzioni per continuare a lavorare. Certo è che magari se il governo vi dà una mano noi siamo contenti. Grazie Alessandra per essere stata con noi. Grazie. E grazie anche ai suoi dipendenti che grazie, vedo lì Tiziana, dietro, li saluto. Buon lavoro a tutti. Sì, speriamo che li assumiamo tutti quanti. Sì, me lo auguro per loro. Grazie ad Alessio Schiesari, non so se poi ha da raccontarci altre cose. Io nel frattempo però devo assolutamente aprire la linea telefonica perché ho delle persone che aspettano di parlare col professor Morrone e poi come Claudio mi rispondono con tono piccato. Maria, vediamo se c'è Maria al telefono, dovrebbe chiamare dalla provincia di Modena. Marina, allora Marina però chiama da Roma, se è Marina. Vediamo, Marina. Sì, sono qua, buonasera. Ben trovata. Buonasera. Grazie. Faccia grazie pure la sua domanda, prego. Buonasera, buonasera professor Morrone. Buonasera. Senta. Io mi ha diagnosticato più di 20 anni fa il professor Aiuti una connettivite indifferenziata. Questo mi ha portato già a un lupus molto aggressivo, però come lei sa bene queste malattie autoimmuni hanno un grafico che va a ribasso, a rialzo, a ribasso, a rialzo, quindi mi lascia. Ora la mia domanda, a parte che mi ha portato anche un'osteoporosi gravissima, infatti ho rotto anche una vertebra purtroppo, un crollo vertebrale. Però la mia domanda specifica è questa. Facendo io sempre queste analisi, IgC, IgM, l'ANA, ENA, eccetera, facendo un'analisi, nel mio caso, se avverto i sanitari, capiscono che se c'è qualcosa nell'IgM o l'IgC può non essere coronavirus. Seconda domanda, io come reagirei a un vaccino? I miei anticorpi come potrebbero reagire a un vaccino? Grazie Marina per le domande, sentiamo le risposte del professore. Grazie per aver chiamato. Professore. Intanto lei conosce meglio di me la malattia del lupus, la connettivite e quindi sono convinto che fa tutti gli accertamenti in continuazione e anche le terapie. Questo le fa sicuramente bene perché bloccano comunque il danno di questa malattia autoimmunitaria. Non c'è alcun rischio nell'interpretazione delle immunoglobuline IgA, IgM, IgG che lei fa per il lupus e che lei potrebbe fare se ci fosse un sospetto per il coronavirus. Sono due cose completamente diverse, quindi le do buone notizie da questo punto di vista. Per quanto riguarda il vaccino, intanto non è detto che lei debba fare il vaccino, non è detto che ci sia ancora diffusione del virus e soprattutto dal punto di vista del rischio rispetto alle sue malattie non ci sarebbe nessun rischio, ma dovremmo conoscere il vaccino. Per ora non abbiamo un vaccino, ci sono discussioni su vari tipi di vaccino. Quando noi avremo un vaccino potremo essere più precisi nei suoi confronti. Gentile signora. Allora, abbiamo ragionato di spiagge, abbiamo ragionato di stabilimenti balneari, e però turismo significa una serie di cose e perciò vi voglio presentare una persona che si chiama Piera Peri. Lei ha, posso dire quanti anni ha? Me l'hanno scritto, certo. Però forse non è una cosa che... Vabbè, comunque, 45 anni, storica dell'arte. Dal 2001 lavora come guida turistica a Roma, e dopo aver vinto un concorso pubblico per l'abilitazione a guida. Lei ci ha scritto una lettera nella quale dice che la sua categoria è l'ultima degli ultimi. Lei si sente evidentemente così. E intanto da quanto tempo Piera non sta lavorando? Ecco, gli ultimi tour che ho effettuato risalgono a febbraio. E purtroppo per noi febbraio significa ancora bassa stagione. Il mondo del turismo è diviso in due grandi fasi. Abbiamo una bassa stagione che va da ottobre a marzo, un'alta stagione va da marzo ad ottobre. Certo, e che è quella che è stata travolta dallo tsunami del coronavirus. E lei esatto. Normalmente lavora con gli stranieri, Piera?
Sì, io lavoro fondamentalmente con americani, anglofoni, ma noi accogliamo ovviamente a Roma stranieri da tutto il mondo. E quindi in questa che sarebbe dovuta essere l'alta stagione, diciamo che stranieri neanche l'ombra. Esatto, non è mai partita per noi l'alta stagione. Lei è una partita IVA? Esatto, io sono una partita IVA. In quanto tale ho ricevuto solamente i 600 euro, sono stati dati a pioggia all'inizio di aprile. Probabilmente la nostra categoria sarà una delle ultime a ripartire. E certo, perché se dobbiamo immaginare la prossima buona stagione andiamo al 2021, è corretto? Esatto, noi realisticamente parliamo della primavera 2021. Dopodiché nel frattempo però parliamo di oggi e pure di domani se parliamo delle cose da pagare. Esatto, noi abbiamo degli impegni economici, quasi tutti abbiamo un mutuo, affitti, figli che stiamo crescendo, visite mediche che non possono essere prorogate. Lei ha figli quindi? Sì, io ho una figlia di 12 anni. Ah, l'età dell'apparecchio. Esatto, io penso a mia figlia, l'apparecchio. Esatto. Quello è proprio un classico, diciamo. Esatto, una spesa enorme. E anche la scoliosi, quindi ci mettiamo anche visite specialistiche. Perché non ci facciamo mancare nulla. Ci facciamo mancare nulla e noi siamo a reddito zero. Zero. Quindi quello che ci aspettiamo, dato che io, per fare un esempio, lo scorso anno ho pagato 20.000 euro di tasse e faccio questo da diversi anni. Sono anche contenta perché credo fondamentalmente nell'importanza della scuola pubblica e del sistema sanitario pubblico, e stiamo vedendo l'importanza del sistema sanitario pubblico. Però nel momento in cui io per la prima volta ho ancora un problema da zero, mi aspetto Stato. Lei si aspetta che lo Stato ci sia. Certo. Mi dice qual è la prima urgenza per lei? Faccia una cosa, utilizzi diciamo le telecamere di Tagadà come la possibilità di fare un appello. Scelga chi farlo e che cosa chiedere. Bacchetta allora, magica, una possibilità. Quello che noi vorremmo sapere, penso molti liberi professionisti, ma soprattutto nelle guide turistiche, avere la possibilità di programmare, quindi sapere da qui ai prossimi mesi, nel futuro più breve, quale sarà il sostegno economico che ci arriverà. Secondo, noi non siamo in grado ora di pagare il saldo delle tasse del 2019. Noi abbiamo già dato un acconto. Quindi lei dice teneteci dentro come categoria rispetto alla possibilità di non pagare il saldo, comunque di procrastinarlo quantomeno, immagino. Esatto, assolutamente, no? Noi vogliamo pagare le tasse. Però le vogliamo pagare quando avremo incassato qualcosa, dice Piera. Esatto. Piera, in bocca al lupo, io lo dico veramente con tutto il cuore, a lei, alla sua bimba, insomma, buona vita e spero di rivederla quando le cose andranno un pochino meglio. Io dovrei salutare il professor Morrone, ma siccome mi vergogno perché non ho ancora, cioè c'ho ancora almeno 2 o 3 persone che vogliono parlare con lei, facciamo che le sommiamo a quelle che stanno già chiamando per Celotto. Lo so che vi arrabbia, però è così. Andiamo in pubblicità e Morrone resta con noi.